Buongiorno, buongiorno a chi ha la possibilità di seguirci. Sono particolarmente lieto, a nome dell'Università degli Studi dell'Insubria, di presentare questa iniziativa che si colloca naturalmente nel quadro delle celebrazioni dantesche di quest'anno, ma in una prospettiva, come spero avremo modo di verificare, che vorrebbe avere una sua individualità, se non proprio una originalità a tutti i costi. Non è quella che cercavamo. Cercavamo piuttosto di creare attraverso Dante anche un dialogo tra culture differenti e ritrovare anche in questo una parte almeno della nostra identità. Il convegno si intitola Mondi a confronto, i viaggi nell'aldilà di Dante e del profeta Muhammad. Sono stato molto lieto nell'organizzazione di constatare quanto l'interesse abbia sollevato, in particolare grazie anche alla concessione di patrocini e di segni comunque di attenzione, oltre che per la presenza di relatori di grande prestigio, anche appunto, ricorderò qui soltanto per il patrocinio del Ministero della Cultura. Ecco, abbiamo una parte iniziale che naturalmente comprende i saluti delle autorità, a partire dal professor Angelo Tagliabue, magnifico rettore dell'Università dell'Insubria, a cui lascio volentieri la parola. Grazie, rettore, per essere presente. Perfetto, ringrazio e saluto tutti, in particolare il professor Renzo Dionigi, già nostro rettore fondatore del nostro Ateneo, che oggi è in veste di presidente del Centro di Storie Locali. Voglio complimentarmi con anche la coordinatrice, professoressa Elisabetta Moneta Mazza, del progetto FILIS, per aver organizzato, e con chiaramente il padrone di casa, in questo caso che è Gaspari Gianmarco, il nostro professore che ha potuto, si è così speso per questa giornata odierna. Non vi nascondo che il titolo è molto intrigante, Mondi a confronto, no? Per cui diciamo che è veramente un titolo sconfinato per certi aspetti. E al di là dei mondi, la cosa importante è il confronto, perché in un momento difficile come questo, in un momento di distanza, magari che ci vede collegati in questo modo, il confronto è sempre da tenere presente, da fare, perché il confronto è un momento di crescita. Confrontarsi vuol dire così mettere sul tavolo le proprie esperienze, valutarle e poi da lì nascono magari nuovi intendimenti. Il confronto in un momento come questo è anche indice di una ripartenza, di una speranza e di una crescita che speriamo ad avvenire prossimamente quanto prima. Per cui benvenga questa giornata. Non ho l'ambizione di commentare altro perché non ho le competenze. Ci sono autorevoli studiosi che saluto e che ringrazio di essere presenti e sarà sicuramente un momento molto molto costruttivo. Il tema è un tema molto intrigante perché prende in considerazione due mondi che sembrano diversi, ma che alla fine vedremo essere molto simili perché fatti da esseri umani. Gli esseri umani sono tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dal modo di pensare. E questo ci accomuna l'umanità. E spero che questo sia il motivo conduttore della giornata. Grazie ancora e buoni lavori, naturalmente, buona giornata. Grazie. Grazie Rettore per queste tue parole che ci sono anche un po' di guida rispetto appunto alla prospettiva scelta. Grazie davvero. Passo la parola al professor Renzo Dionigi, in veste di presidente del Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali, che è un istituto di ricerca interno all'università e naturalmente vocato ad avere un ruolo di rilievo nel presentare un tema come questo. Professor Dionigi. Magnifico rettore, signore e signori, Dante conosceva la letteratura araba, diffusa già dall'VIII al IX secolo. Ce lo dice Maria Corti, indimenticata maestra della Scuola di Studi Letterari di Pavia, la quale sostiene come una delle fonti più evidenti della commedia sia proprio il libro della Scala di Maometto. Nell'inferno di Dante, Maometto sconta il suo peccato di seminatore di discordia, non dimentichiamo che è artefice della divisione della cristianità, facendosi squartare dal mento in giù da un diavolo armato di spada.
La conoscenza da parte di Dante del libro della Scala, che racconta l'ascensione del profeta al cielo, è speculare al viaggio di Dante nella Commedia. Varie, suggestive e più o meno convincenti sono le letture di eruditi e commentatori su questo tema. Comunque definiscono visioni del mondo diverse, ma convergenti in un comune desiderio di conoscenza. Oggi autorevoli studiosi ci riferiranno di studi e ricerche sui viaggi nell'aldilà di Dante e di Muhammad. Grazie per aver accolto l'invito degli amici Elisabetta e Gianmarco. Il Centro Internazionale per le Storie Locali e le Diversità Culturali spera che un incontro come quello di oggi, in un periodo in cui sembrano prevalere le crisi e le prevaricazioni ideologiche, possa dirci qualcosa sulle nostre radici e confermare lo spirito comune che anima la ricerca e il dialogo. Buon lavoro e grazie a voi. Grazie, professor Renzo Dionigi. I saluti nella parte introduttiva sono affidati nella conclusione alla professoressa Elisabetta Moneta Mazza, che è coordinatrice di un progetto che riguarda i formatori interculturali in lingua italiana per stranieri. È un progetto che l'Insubria coltiva ormai da più di 10 anni ed è legato a un master che quest'anno è arrivato all'undicesima edizione, con cui abbiamo formato appunto persone che si occupano di questo, come dire, della traslazione di temi culturali e naturalmente linguistici da una lingua, cioè da un universo all'altro. È un progetto di cui siamo abbastanza fieri, appunto anche per la durata, e che ha ottenuto buoni risultati. Abbiamo contatti con i nostri studenti che sono usciti da anni e mantengono ancora, diciamo, con l'Insubria una vicinanza legata proprio alla trattazione di questi temi. Ma di questo ci dirà meglio ora, molto brevemente, Elisabetta Moneta Mazza, che naturalmente ringrazio per la sua presenza e la sua collaborazione. Bene, grazie a te. Allora, benvenute a tutte e benvenuti a tutti, anche gli ospiti che ci sentono da lontano. Per me è un grande piacere poter dare questo benvenuto a nome del progetto FILIS. Vi ha detto Marco Gaspari, formatori interculturali di lingua italiana per stranieri. È nato proprio all'interno di questa università per rispondere alle esigenze della nostra società, che è sempre più multiculturale, nel nostro territorio e anche altrove. E quindi è nato, come diceva Marco Gaspari, come corso per insegnare a insegnare, cioè insegniamo a chi vuole insegnare italiano come farlo. Però la parola chiave per noi, quello che ci interessa di più in questo titolo, formatori interculturali, è l'intercultura. Perché a noi non basta formare, ma vogliamo farlo in modo interculturale. E come si può fare? Comunicando a tutti i livelli. Perché l'intercultura si basa sulla comunicazione e non si può fare intercultura senza comunicazione. E quello che teniamo noi del FILIS, quello che noi consideriamo comunicazione, intendiamo come comunicazione, significa partecipazione responsabile. Ed è per quello che subito dopo gli attentati di Parigi abbiamo immediatamente attivato un corso Capire l'Islam. Ne abbiamo fatto uno in presenza e poi subito dopo ne abbiamo fatto uno anche già allora da remoto, proprio perché potesse raggiungere più persone possibili. E poi non ci siamo fermati lì, abbiamo continuato e abbiamo organizzato, sempre sul tema della comunicazione interculturale e del dialogo interreligioso, abbiamo organizzato parecchie giornate di studio e sempre i nostri amici della comunità islamica ci hanno sempre aiutato e hanno partecipato attivamente in modo molto competente anche e brillante, sono piaciuti molto ai nostri studenti e quindi abbiamo organizzato anche delle altre cose, due in particolare proprio sull'Islam. E poi nell'ultimo ringraziamo poi per la disponibilità e per l'aiuto anche qui.
perché è stato qualcosa di molto importante per le nostre studentesse, per i nostri studenti e anche per il pubblico che ha partecipato numeroso. In questo semestre invece abbiamo avuto una piccola pausa, ma in questo semestre abbiamo organizzato già 4 webinar su questi temi: comunicazione interreligiosa, dialogo interreligioso e uno dedicato proprio all'Islam. Questo è il 5° di questo semestre, ma è per me, per noi del FILIS, è particolarmente importante perché è una novità assoluta. La novità assoluta è questa: è la prima volta che l'iniziativa di fare questo convegno, ed è un'iniziativa della massima importanza, accennava prima il professor Gasperi a tutte le persone che ci hanno, si dice esattamente non sponsorizzazioni, ma patrocinio. Patrocinio, grazie, la parola che mi mancava, grazie molto. Tutti questi patrocini importanti che abbiamo avuto, ma l'iniziativa appunto non è partita da noi come le altre, ma si è rivolta alla nostra università Anwar Shaban, che non è qui, o è qui Marco? No, non è qui per impegni di lavoro, ma vedrà la registrazione. Va bene, allora spero la vedrà dopo, quindi la ringrazio perché è a lei che dobbiamo la possibilità di trattare questo argomento. E questo, quello che ha fatto lei e che stiamo facendo anche noi, è quello che noi intendiamo per partecipazione responsabile e per comunicazione come partecipazione. Non deve sempre partire solo da noi. È molto più bello che parta da qualcun altro, così allarghiamo i nostri orizzonti. E veramente, che idea più bella avrebbe potuto avere Anwar Shaban di questa? Mettere insieme nell'anno di Dante due grandissimi nomi delle nostre culture, delle nostre letterature, e poi e anche della nostra fede. Dico nostra fede al singolare, perché crediamo in modo diverso allo stesso Dio. Quindi è bello essere insieme. Ringrazio quindi il nostro lettore, il fondatore della nostra università, la relatrice, ne abbiamo una sola, e tutti gli altri relatori, ma in particolare lei, Anwar Shaban, che ci permette di essere oggi insieme. Grazie davvero. Grazie alla professoressa Moneta Mazza, che ha ricordato anche come è nata l'ideazione di questo convegno, proprio dal fatto che Anwar Shaban si è rivolta prima alla professoressa Moneta Mazza, poi a me, appunto per la volontà che aveva di ricordare questa figura così singolare di Nino De Falco, suo nonno, che è stato negli studi danteschi, anche attraverso un percorso piuttosto appartato, ma comunque significativo, qualcuno che su quel tema di cui parliamo, di cui ci troviamo a dibattere oggi, ha fornito anche delle prospettive di un certo rilievo. Credo che tra i presenti soltanto Tafik molto probabilmente è riuscito a conoscere, ma molti anni fa, Nino De Falco. Avremo comunque modo di chiudere con un suo ricordo, grazie alla sua amica e collaboratrice degli ultimi anni, Gisa Legatti. E credo che questa figura, anche per così legata a Varese, ecco che un po' l'Insubria trova anche qui una sua ragione, come dire, di giustificazione territoriale, possa essere per molti una sorpresa. Sicuramente potrà essere una sorpresa anche arrivare finalmente ai contenuti del convegno, e dico una sorpresa anche per gli studenti, perché io ho fatto in modo che la maggior parte di loro ricevesse un'informazione adeguata sui temi che stiamo trattando e venisse in qualche modo preparata anche rispetto alla rete che l'Insubria ha creato, come ci spiegava ora la professoressa Moneta Mazza, intorno a questi temi, per far sì che appunto non rappresentino una novità, ma anche in modo di monitorarli con un'attenzione che mai come in questi giorni ha necessità di essere, come ben sappiamo, purtroppo alta e costante. Qui entriamo nel vivo, dunque, del convegno. I relatori sanno di doversi tenere a tempi abbastanza brevi, naturalmente il convegno vuole essere qualcosa di leggero e chiudersi entro la mattinata, idealmente dovremmo chiudere intorno alle 12:30. Il primo che prenderà la parola è il professor Domenico De Martino, che come tutti gli altri ringrazio della sua pronta adesione. Domenico De Martino ha insegnato a lungo a Udine e ora a Pavia, è uno specialista di filologia dantesca, ha interessi anche nell'ambito, oltre che filologico, anche strettamente linguistico, collabora
con l'Accademia della Crusca e ultimamente anche l'onere, direi onere nel senso che è comprensivo anche dell'onore, di essere direttore artistico del Festival Dante 2021, che credo abbia sede a Ravenna. Ecco, ricordo che Ravenna insieme con Firenze ha dato, il Comune di Ravenna e il Comune di Firenze hanno dato entrambi il patrocinio alla nostra iniziativa. Ecco, di De Falco io ricordo ovviamente per ragioni accademiche l'ultimo suo importante contributo dantesco, che è la pubblicazione degli atti del convegno di Udine, Significar per Verba, nel 2018. Però mi piace anche ricordare qualche suo intervento recente, sono tutti disponibili in rete, ho visto anche molto seguiti, su questa voga, un po' detto francamente ci siamo dentro anche noi, ma giudicarla, come dire, eccessiva forse non è sbagliato per qualche aspetto, no? Per cui si sta facendo passare l'idea che leggere Dante sia facile. De Martino ha speso qualche parola proprio a proposito di questo, a proposito del Dante dei divulgatori, Benigni compreso. Dice, pensare di far credere che Dante sia nostro contemporaneo, dice De Martino, sollevando naturalmente un po' di polemiche, non è un discorso, diciamo, francamente accettabile. Finisce col fare di Beatrice e Uguccione delle immaginette di una storiella, e anche questo è vero, cioè siamo di fronte, inutile negarcelo, a una realtà complessa, e no? È inutile cercare di misurarla con i nostri parametri che puntano piuttosto, lo sappiamo bene, nell'attualità di oggi del mondo scolastico verso la semplificazione e la generalizzazione. Ecco, siamo qui appunto per ascoltare altro. Domenico De Martino, il titolo della sua relazione è Le influenze islamiche nella commedia, una ricerca non conclusa. Grazie, professor De Martino. Grazie, grazie a tutte e a tutti e grazie soprattutto naturalmente al professor Gaspari per l'invito e per la presentazione. Anch'io mi associo al ringraziamento particolarmente caloroso a Anwar Chaban che ha egregiamente tenuto i contatti e per quanto mi pare dato un grande contributo all'iniziativa. Quest'anno è il 2021, lo sappiamo tutti, è il 7° centenario della morte di Dante. I centenari sono belli, portano luce più intensa, più diffusa su autori più o meno noti alla maggioranza degli italiani, spesso notissimi come in questo caso e di straordinario rilievo. A volte impongono anche un eccesso di luce, se così possiamo dire, anche là dove servirebbe forse una penombra che sembra favorire di più lo studio e la riflessione, ma a volte devono anche essere una festa di un autore, ringraziarlo, un modo per ringraziarlo per quello che ci ha dato e che continua a darci, e a riportare aria eventualmente a zone meno frequentate sulle quali si è accumulato un po' di polvere. I centenari, ecco, quasi una moda ormai, verrebbe di dire, nella realtà questo nostro 7° centenario potremmo dire che è soltanto il 2°, perché in realtà sono esistiti nella forma che noi conosciamo, è esistito solo il precedente, cioè quello del 21, del 1921, e se vogliamo mettere anche i centenari della nascita, quelli del 1865 e del 1965. Sarà forse una combinazione, un caso, ma queste quattro date sono legate a eventi storici significativi per il nostro paese e da questi eventi quei centenari sono stati in qualche modo anche segnati. Nel 1865, ripercorriamo molto rapidamente, lo Stato italiano è costituito da poco e Dante appare veramente come la raffigurazione dell'identità nazionale che viene celebrata quasi al di sopra della figura di Dante. Nel 21 l'Italia è uscita da una guerra tremenda, ritorneremo poi a questa celebrazione del 21, è uscita da una guerra tremenda che ha rappresentato, come sappiamo tutti, una frattura essenziale in tutta l'Europa e nel mondo, che va al di là addirittura anche della drammatica situazione di sangue e di morte. E l'Italia trova ancora una volta in Dante, in quel 21, un punto di coagulo nobile della propria identità. Nel 65 usciamo invece da 20 anni di pace, di libertà, ma si sentono i sussulti di una trasformazione che sta per arrivare e che in parte è già arrivata.
una chiusura in qualche modo degli ultimi echi, se vogliamo, dell'Ottocento e in parte anche del Novecento, e una nuova apertura. È una celebrazione felice, possiamo dire, quella del 65, ma con qualche turbamento sotterraneo. Basterà ricordare tre nomi di grandi partecipanti dell'evento: Gianfranco Contini, Montale, Saint-Jean-Perse, che viene dalla Francia, e si mescolano appunto filologia e celebrazione, filologia e poesia, e certezze, aperture di orizzonte, e insieme anche qualche dubbio che comincia a insinuarsi. Ed ecco, siamo arrivati nel 2021, ci è capitato addosso il Covid, imprevisto, imprevedibile, colpo drammatico della globalizzazione del male, se vogliamo così dire, e metafora forse di qualcosa che ancora non abbiamo ben realizzato. E torniamo a chiedere la parola a Dante. Un uomo morto 700 anni fa, chiediamo di indicarci la strada, di aiutarci a ricostruire il senso dell'uomo, dell'incertezza vissuta e della certezza sperata. Chiediamo di ritrovare nel suo volume quella legatura amorosa che dà senso al nostro procedere anche in questa selva che improvvisamente ci ha risucchiati. Questo centenario, insomma, questa piccola premessa voleva avere questa, nasceva da questa esigenza di presentare anche questo centenario, questo momento in cui noi viviamo, come un momento che ci costringe a fare i conti con il senso delle cose, del nostro esistere e del nostro convivere con gli altri uomini. E allora è giusto e istruttivo, spero, anche tornare a quasi 100 anni fa, insomma, al 1919, quando, finita la guerra, come dicevamo, fervono i preparativi per celebrare Dante, ma, come si diceva, anche per celebrare la storia, la gloria, addirittura morale e culturale dell'Italia. Ma all'improvviso esce in Spagna un libro su Dante, ma non di un dantista, ma di un noto arabista, di un serio arabista, Miguel Asim Palacios. Il titolo è La Escatologia Musulmana en la Divina Commedia. Nell'opera erano presentati con ampissima documentazione elementi della tradizione araba fino dal IX secolo, in particolare delle varie redazioni della leggenda religiosa sviluppatasi a partire dalla 17ª sura del Corano, del viaggio notturno e dell'ascensione Mirage di Maometto, accompagnato dall'angelo Gabriele fino al paradiso con una visione anche dell'inferno. È curioso forse notare come le due tradizioni, diciamo, dei viaggi partano da piccoli accenni. Dicevamo, una sura del Corano per la tradizione musulmana, la piccolo accenno nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo. Lo studioso spagnolo Asim Palacios aveva messo in particolare evidenza il rapporto con l'opera, con il grande Sufi di Mursia, l'andaluso Ibn Arabi, additando, sia pure in modo induttivo, con prove non certe, l'insieme di questi testi di alta ispirazione allegorico-mistica, non solo come paralleli, come poteva essere, ma addirittura come modelli sui quali il poema dantesco si sarebbe forgiato, tanto per la concezione e l'impostazione generale, quanto per singoli dettagli. Questa opera venne chiaramente letta, o venne di necessità letta, quasi come un attentato alla nobiltà della commedia e dietro ancora, come si diceva, dell'Italia stessa. Gran parte della critica si astenne addirittura da commentare e, insomma, quest'opera venne in qualche modo cancellata o comunque in parte cancellata. Uno dei protagonisti del dibattito che poi seguì nel corso dei decenni, fino ad oggi, Enrico Cerulli, precisava come fosse stato bloccato il dibattito in realtà proprio da un eccesso di amore, da un eccesso di venerazione, diceva, per l'altissimo poeta di Firenze, genio tutelare della nazione italiana. Era quindi considerato quasi un torto verso la sua arte,
addirittura le ricerche che cercavano di documentare i possibili punti di contatto. L'effetto duraturo di questa chiusura, di questa chiusura critica, la leggiamo nel fatto stesso che la prima traduzione italiana del libro di Asim Palacios è addirittura del 1994, curata e promossa dal professor Carlo Ossola, che poi ascolteremo. E ne è stata poi fatta un'edizione recente, una nuova edizione nel 2014, a distanza di 20 anni. Si sommavano ragioni più propriamente ideologiche, che mutatis mutandis conservano ancora probabilmente qualche vitalità fino ad oggi. Appariva messo in discussione, solo all'inizio del Novecento, il rapporto con una civiltà come quella arabo-islamica, di cui si percepivano e si registravano soprattutto le differenze e le opposizioni con quella europea. Non minore valore avevano le motivazioni e i pregiudizi culturali e letterari. La novità portata dall'arabista spagnolo andava a inserirsi in un dibattito sulle fonti e i precursori di Dante e nelle varie discussioni più o meno erudite, più o meno laterali, sulla originalità della Divina Commedia. Sono discussioni che già si erano sviluppate intorno alla metà dell'Ottocento e poi via via. Si aggiungeva naturalmente anche la forza del magistero cruciano, che appunto sintetizzava un po' così, sintetizzava così un po' le sue convinzioni, dicendo che studiare un'opera letteraria nelle sue fonti, nei suoi precedenti, nella materia che la costituisce, vale come andare a cercarla dove essa non è. La poesia stava altrove. Ecco, in questo quadro, che abbiamo così molto rapidamente cercato di delineare, appare il corposo e documentatissimo volume di Asim Palacios. Le strette analogie individuate e messe in evidenza e quelle che risultavano essere delle vere e proprie imitazioni, per quanto riguardava in particolare la topografia di Inferno e Paradiso, ma anche riguardo a punizioni stesse infernali, allo stesso meccanismo, ad esempio, del contrappasso, erano senza dubbio sorprendenti, ma non veniva data nessuna prova, e questo era un punto importante, che Dante potesse aver avuto conoscenza di quella tradizione. Asim Palacios proponeva l'idea che quella conoscenza potesse essere arrivata a Dante attraverso qualche missionario o addirittura il suo maestro Brunetto Latini, che nel 1260 era stato ambasciatore alla corte di Alfonso il Savio. Viaggiando fra quella Siviglia ancora fortemente islamizzata e la capitale Toledo, che proprio per volontà di Alfonso il Savio era diventata, con tutte le contraddizioni del caso, un misto di tolleranza e repressione, era diventato però un polo di contatto non solo fra le due civiltà, cristiano e arabo, ma anche con quella ebraica. Spesso gli ebrei erano appunto i traduttori in latino o in castigliano di testi arabi. Lo studioso spagnolo si spingeva anche oltre, cioè oltre a indicare una possibile lettura e imitazione, addirittura additava una inclinazione, lui scriveva, una affición di Dante per l'Islam, che era testimoniata non solo dalla presenza ben nota di Avicenna e di Averroè, ma anche di Saladino, era stato responsabile alla fine del XII secolo della conquista di Gerusalemme ai crociati. La stessa presenza nell'episodio ben noto dell'Inferno
accanto a Maometto del genero e cugino Ali, indicava, secondo Asim Palacios, una conoscenza più approfondita della questione della diffusione dell'Islam, maggiore che non nei comuni scrittori della tradizione cristiana di quel momento. Nel corso il problema era quindi: Dante aveva o no potuto leggere questi testi? Dante non sapeva l'arabo, di questo siamo certi, quindi non poteva averli letti direttamente. Non c'era a quel punto delle ricerche nessuna dimostrazione pratica che questo contatto potesse effettivamente esistere. Beh, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un orientalista e archeologo un po' sui generis, Ugo Monneret de Villars, aveva pubblicato un libro sullo studio dell'Islam in Europa nel XII e nel XIII secolo e un po' quasi en passant aveva segnalato la presenza in due biblioteche a Parigi e a Oxford di due manoscritti, Liber Meheraji Sivescale e il Livre de l'Echelle. Era stato trovato così le due traduzioni, una in latino, una in francese, del libro della Scala, cioè del col titolo di nome della Scala, del testo a cui aveva fatto riferimento anche Asim Palacios. Più tardi un altro studioso orientalista, ma anche diplomatico, addirittura funzionario nell'Africa orientale italiana, Enrico Cerulli, che abbiamo già avuto modo di citare, riuscirà a consultare quei manoscritti e scoprendo appunto che si trattava del passaggio nell'Europa, al di fuori della Spagna, di quei testi indicati da Asim Palacios. Li pubblicò alla fine degli anni 40 e sostanzialmente produsse una rassegna di una quantità di testi con tradizioni su viaggi ultramondani in ambito musulmano. L'obiettivo era a questo punto fare storia, offrire un'idea nuova delle relazioni fra mondo occidentale e mondo musulmano nel Medioevo, uscendo dalla contrapposizione, un po' banale se vogliamo, della originalità di Dante. Nella conclusione, il problema, scriveva Cerulli, dice: quello che ci importa non sono solo i rapporti letterari fra due tradizioni, ma i contatti culturali fra l'Italia e la Spagna e il mondo arabo alla fine del 200. Era significativa una notazione che Cerulli proponeva, cioè che il contatto poteva essere avvenuto non attraverso la letteratura alta, così come era stato un po' indicato da Asim Palacios, ma attraverso una rete popolare, fluida, diffusa, in cui si inseriva appunto quel libro della Scala con le sue traduzioni in latino e in francese. Il libro della Scala apparteneva appunto a quella tradizione, anche se per molti equivoci si credette che fosse un testo legato alla più alta tradizione della religione musulmana, ma invece stava, come scriveva ancora Cerulli, a mezza strada fra la letteratura e il folklore informe, che gli scambi culturali e i punti di partenza nei quali gli scambi culturali sono più facili. Il problema era dunque mettere a fuoco quali fossero i contatti nella storia della civiltà europea basati su questa coesistenza e passaggio di informazioni, come abbiamo visto, a vari livelli di tradizioni fra la Spagna e il resto dell'Europa, ma non dobbiamo dimenticare anche la forza
della Sicilia di Federico II, che aveva raccolto comunque una forte presenza, una forte tradizione araba. Tornando proprio su questi temi, negli anni 50 l'archeologo e semitista Sabatino Moscati affermava, non nuocerebbe a queste ricerche lo scindersi a un certo punto dal problema dantesco e spaziare liberamente nel mondo culturale del Medioevo, onde rilevare attraverso i testi e le tradizioni che affiorano nuovi motivi e caratteri. Sarebbe così l'effetto, si aggiungeva, l'eliminazione di molti compartimenti stagni e la riconduzione della cultura medievale a termini di minori contrapposizioni e di maggiori sintesi. Ecco, attraverso questa vicenda di interpretazione di possibili contatti fra Dante e la tradizione messa in luce da Asin Palacios, si va piano piano formando la richiesta di una attenzione maggiore a che cosa succedeva nell'Europa del Medioevo nei rapporti fra culture che successivamente saranno vissute come profondamente distinte e diverse, ma le quali forse avevano partecipato di una maggiore contiguità e scambio nei secoli precedenti. Si è scoperto poi in anni recenti che Dante avrebbe potuto effettivamente leggere quei testi. In un testamento di un monaco vissuto a Bologna proprio nella prima metà del 200 si trovano alcuni manoscritti relativi, ovviamente, come era normale aspettarsi, a testi religiosi, testi di mistica e di storia della Chiesa. Ma in una postilla si aggiunge che la collezione di questi 12 manoscritti, di questi 13 manoscritti, contemplava anche un 14° manoscritto che si aggiungeva così per poca importanza, in nota che era appunto una traduzione del libro della Scala. Dante, insomma, avrebbe potuto consultarlo. In Italia, a Bologna, un luogo che Dante probabilmente frequentò, circolava una traduzione di quel libro. Ma più importante è ricercare, al di là di queste importanti, documentate punti di riferimento, è quello che Segre, nella sua prefazione al Viaggio notturno e all'Ascensione del profeta, un altro testo sullo stesso argomento dell'ascesa al paradiso, dice: prima di domandarsi se Dante abbia conosciuto questi testi arabi, può essere utile ricordare i vari transiti di uno scambio culturale fra cristiani e musulmani nel corso dei secoli. Al tema si è dedicata con particolare attenzione, è stata citata Maria Corti, che ha più volte intervenuta sull'argomento ed ha individuato effettivamente come fonte, gli ha attribuito proprio la qualifica, diciamo così, di fonte, della commedia ai testi che molti anni prima, nel 19, Asin Palacios aveva messo in luce. Ma ha sottolineato, riprendendo in qualche modo quello che già Cerulli aveva indicato, che accanto all'intertestualità, cioè al rapporto fra testi, bisognava tenere conto anche di quella che chiamava la interdiscorsività. Banalmente potremmo dire di ciò che stava nell'aria, di ciò che stava diffuso nella cultura del tempo. Insomma, esistevano accanto ai testi anche una comunicazione osmotica, in qualche modo, di tradizioni, di racconti, di storie, di interpretazioni, di ipotesi sul mondo dell'aldilà. In qualche modo fa venire in mente quanto addirittura Foscolo diceva, commentando la commedia, diceva
dice Dante può aver, e parlando di tutti questi eventuali rapporti, si riferiva a testi della tradizione cristiana, tutti questi Dante può aver profittato di tutti questi testi o forse di nessuno. Dice c'è un involontario plagio quando scriviamo qualcosa. Tutto ciò che noi pensiamo e che esprimiamo è solo una combinazione di ciò che abbiamo letto e udito. È stato infine messo in evidenza l'importanza, in particolare proprio da Carlo Ossola, nella sua introduzione alla traduzione del libro di Asin Palacios, l'importanza della comune fonte biblica su cui robustamente, dice, si innerva la lezione classica e si dissemina per l'immaginario medievale di qua e di là dalle frontiere delle religioni cristiana e musulmana. E così anche un altro studioso, ma più recente, purtroppo scomparso giovane, Massimiliano Chiamenti, sembra, si rivolge quasi a ribaltare l'ipotesi di Maria Corti dicendo che non il Dante è un imitatore del viaggio e dell'ascesa di Muhammad, ma è il liber scale Mahometti che attinge ampiamente dalla tradizione ebraico classico cristiana, quella stessa della quale Dante fu un rivoluzionario continuatore. Quello che io ho cercato di esprimere così nel tempo, forse anche andando un po' fuori dal tempo, e me ne scuso, è raccontare un po' che cosa può essere successo e quali sono i temi sui quali bisogna riflettere. Certamente bisognerà lavorare ancora, per questo intitolavo volentieri una ricerca non conclusa. Queste sono un po' le basi. Bisognerà continuare a ricercare anche in ambito fortemente interdisciplinare, basandosi su immagini, su tradizioni popolari, su scritti religiosi, nell'ambito della romanistica, dell'italianistica, della letteratura araba. In ogni caso non dobbiamo dimenticare, e vorrei concludere con questo, che tanto il Mirage che la Commedia provavano a rispondere a domande primarie dell'uomo, del suo destino, sul senso dell'essere e del tempo, e non ultimo a raccontare il suo sgomento di allora e anche di oggi in questo 2021. Che ci ha un po' presi in contropiede e ci ha lasciato soli e molto bisognosi di ascoltare le voci di chi tanti secoli fa comunicava in pace, più o meno, e con attenzione. Grazie. Grazie a lei, professor De Martino, per i tempi è andata benissimo, non si preoccupi. Raccogliamo anche questo input molto forte che lei ha dato sul valore che la ricerca continua e deve avere anche forse più delle nostre provvisorie certezze. Grazie davvero. Naturalmente non abbiamo nei tempi ristretti in cui il convegno ha voluto rimanere e un po' anche con la limitazione che gli strumenti informatici comportano, non abbiamo la possibilità di avviare, non l'avremo di avviare un dibattito, non abbiamo la possibilità di ascoltare gli applausi, abbiamo questa dimensione umana che ci manca, il vantaggio è quello di essere riusciti a raggiungere anche personalità distanti tra loro e che magari avrebbero fatica a riunirsi, fatto fatica a riunirsi fisicamente, quindi vediamo questo vantaggio che è un po' un vantaggio che vorremmo collegare anche ai tempi, lasciando ora la parola a Giuseppe Mansur Baudo, che è una personalità di assoluto rilievo nel quadro della cultura islamica italiana, è segretario dell'Accademia di Studi Interreligiosi di Milano ed è, ricordo soprattutto questa sua presenza forte,
nella comunità religiosa islamica italiana, Quraysh, di cui è stato membro fondatore. E la parola la lascio volentieri a lui. Il tema che ha scelto è quello che ci porta, credo, in una dimensione un po' più intima rispetto ai dati che cominciano a essere squadernati, così ben presentati da De Martino. Ecco che qui tocchiamo un tema diverso: Dante e l'Islam, ma la prospettiva interiore. Giuseppe Mansur Baudo. Grazie professor Gasperi, di tutto quello che sta facendo per questa importante commemorazione dantesca, e sono onorato di essere qui. Naturalmente grazie al rettore dell'università, al professor Carlo Ossola, che so quanto sia fondamentale per questa celebrazione in Italia, e io stesso e a tutti, e naturalmente anche alla professoressa Anwar Shaban, che ci ha inizialmente contattato. Mi trovo a dover parlare di Dante e l'Islam relativamente al viaggio in un contesto così qualificato, e vorrei dire delle cose che naturalmente potrebbero sembrare, specialmente anche per la ristrettezza del tempo, un po' magari su di un tono un po' più colloquiale. Ecco. C'era una situazione, che è stata citata prima, proprio il fatto che in questo contesto mediatico è facile trovare i dati che un tempo erano difficili da reperire, e naturalmente è difficile destreggiarsi nella letteratura sul rapporto tra Oriente e Occidente nel Medioevo e su Dante e l'Islam, ma tutti possono trovare, con certo lavorio, ma lo possono fare, i dati relativi a Asin Palacios, a Cerulli, a Maria Corti soprattutto, che ha scritto. Quello che vorremmo dire su un piano colloquiale è che questa grandissima ricerca che è stata fatta, nell'arco soprattutto dell'ultimo secolo, ma anche prima, sto pensando appunto al riferimento interiore della mia conferenza, ci sono tutte queste tradizioni un po' più nascoste, che sono quelle di Aru, Rossetti, Pascoli, lo stesso Foscolo, che ha scritto delle cose su un aspetto nascosto nella dottrina di Dante, anche in relazione al mondo islamico. Ecco, tutte queste cose sono facilmente reperibili. Quello che vorremmo dire è che per un musulmano, ad esempio io sono un musulmano italiano che è nato da degli studi, ecco, inizialmente, ecco, anche poi naturalmente non è stato che l'inizio, e abbiamo trovato in Dante un viatico verso la interiorità anche islamica. Ecco, questo è una testimonianza. Per l'Islam il viaggio notturno è una sura del Sacro Corano, cioè un elemento fondamentale del culto religioso. Inoltre nel viaggio notturno rivela la preghiera islamica al profeta Muhammad, cioè praticamente tutta la ritualità islamica che si vede nel mondo islamico e che i musulmani praticano tutti i giorni dipende dalla rivelazione che Allah diede al profeta Muhammad di ritorno dal viaggio notturno. Il viaggio notturno è anche celebrato come una festa nell'Islam, naturalmente non è una delle feste maggiori, che sono la rottura del digiuno e la festa del sacrificio, però la 27esima notte, per essere precisi, del mese di Rajab, che è il settimo mese del calendario islamico, è dedicata alla celebrazione all'Isra o al Miraj, che per quanto ci riguarda, anche se le interpretazioni simboliche sono tantissime, però in realtà è considerato da noi musulmani un fatto storico fondante della ritualità islamica. L'ordine della ritualità e naturalmente anche alcuni aspetti dottrinali, come ad esempio le gerarchie angeliche o altri aspetti relativi alla modalità in cui si armonizzano le sfere nel mondo creato, dipendono proprio dagli insegnamenti relativi al Miraj, che sono contenuti nel Sacro Corano in modo sintetico, appunto nella stessa sura, e anche in numerosi hadith, che sono i detti del profeta Muhammad relativi a questa esperienza che il profeta, su di lui la pace e la benedizione divina, fa nel corpo e in vita. Ecco, questa è anche
anche una caratteristica particolare che Dante nel suo poema sottolinea, cioè il fatto innanzitutto di cercare di credere in quello che lui ha visto. Lui dice che non ha scritto nulla di ciò che ha visto, poi ciò che ha visto non se lo ricorda, dice: è una piccola parte di quello che mi ricordo, quello che ho potuto scrivere, e quello che mi ricordo è una piccolissima parte di quello che ho visto, e quello che ho visto è una parte infinitesimale di ciò che è. Ecco, e quindi c'è questo richiamo a questa realtà superiore che per noi è costante nella preghiera. Infatti ad ogni movimento rituale diciamo Allahu Akbar, è Dio più grande, ecco, e lasciamo a lui la conoscenza alla quale noi possiamo adeguarci fino all'estinzione in Dio, naturalmente. Ma è questa una caratteristica che Dante riporta in Occidente. Nella totale, e questo ci tengo a dirlo, per quanto ci riguarda come musulmani, proprio che vediamo naturalmente il fatto che il viaggio di Dante sia così vicino e conoscitore del viaggio del profeta Muhammad, nella totale e completa, per quanto ci riguarda, corrispondenza ortodossa, in senso naturalmente lato, universale, ai principi del cristianesimo cattolico romano, ecco, che non crediamo che Dante fosse musulmano, crediamo che Dante fosse cristiano cattolico romano e ortodosso, in senso lato, ecco, si intende. E la sua corrispondenza nel viaggio non è tanto quella con il profeta Muhammad dal punto di vista, diciamo, cosmologico e delle date, ma è quella piuttosto con la settimana santa. Ecco, lui, Dante, dice che altri hanno fatto questo viaggio prima di lui, ad esempio San Paolo, però non è naturalmente una questione così, diciamo, formale, letterale, quello che bisogna sottolineare, ma è vero che il viaggio avviene nella settimana santa, ecco. Tanto che c'è chi ha sottolineato come in qualche modo ci sia una corrispondenza perfetta tra la tradizione cattolica e il viaggio dantesco, cosa che dal punto di vista islamico viene confermato, ecco, devo dire. Ciò nonostante, Dante evidentemente apparteneva ad una dimensione di conoscitori che andavano al di là dell'esclusivismo confessionale. Ci sono degli interessantissimi studi, tra cui quelli del professor De Falco, ecco, che è così importante per questo genere di studi, e forse il primo che li ha potuti pubblicare con questa apertura, che dimostrano come l'esclusivismo religioso fosse estraneo alla prospettiva dantesca. Tanto che in qualche modo c'è chi ha detto che è proprio una caratteristica che Dante esprime simbolicamente nella descrizione di alcuni passi dell'inferno, ecco, come quelli che parlano di alcune figure che proprio sono prigioniere, ecco, di una prospettiva limitata all'interno dell'inferno e non hanno più la possibilità di superarla. Ecco, la questione è che i dannati, in effetti, a loro ormai è impedito di poter essere grati a Dio e potersi redimere. Questa è la loro situazione. La speranza è una realtà che nell'inferno non esiste più, mentre invece, naturalmente, per i vivi è possibile averla, e in effetti la peregrinazione dantesca avviene in vita, ecco, e questo dà un senso anche importante sul fatto quale sia l'importanza della vita, perché al di là della destinazione oltremondana di cui ci parlerà il mio carissimo amico professor Angelucci dopo, ho visto il titolo, ecco, c'è una possibilità in vita di conoscenza, e questo viaggio dantesco la ripercorre, così come il Al-Isra wal-Miraj del profeta Muhammad. Per dare qualche elemento che spero che non sia troppo pittoresco, ecco, si dice che al-Burak, che ha anche una etimologia relativa alla luce, ecco, la cavalcatura santa che Dio manda al
attraverso l'Arcangelo Gabriele al profeta Muhammad per compiere la parte terrena orizzontale di questo viaggio, cioè dalla Mecca a Gerusalemme, ecco, viaggio che avviene dopo circa 10 anni dall'inizio della rivelazione che è avvenuta al profeta Muhammad, e avviene come un dono che Dio fa al profeta Muhammad di consolazione per quanto lo riguarda. Questa creatura che gli viene inviata come è un simbolo dell'amore divino. Lo hanno scritto anche molti esegeti di questo studio tra i rapporti tra Dante e l'Islam. È un simbolo dell'amore divino e nel viaggio il profeta Muhammad, velocissimo questo viaggio, resiste ad alcune tentazioni, ecco, che prendono delle forme abbastanza caratteristiche. Ci sono 3 donne che gli impediscono questo viaggio, e il profeta Muhammad resiste a questa tentazione e continua il suo viaggio fino a quando non arriva sulla spianata del Tempio di Gerusalemme, luogo che anche in questo momento è veramente bisognoso di una pace, ecco, come la pace dell'Islam, quello che vuol dire pace, non quello che vuol dire soltanto religione particolare. Questa ascensione comincerà proprio dalla spianata del Tempio, dalla roccia del sacrificio di Abramo, che è tuttora visibile, e per noi musulmani non c'è nulla di più normale che Dante abbia, per quanto fosse italiano, ambientato la sua commedia su questa particolare corrispondenza geografica con l'ascensione del profeta Muhammad, perché è Gerusalemme il luogo dell'ascensione del profeta Muhammad, è il luogo della prima Qibla, cioè la preghiera inizialmente venne rivolta dai luoghi santi della Mecca a Gerusalemme, fu la prima la Qibla. Successivamente il profeta ricevette una rivelazione sul fatto di ristabilire la Qibla primordiale della Mecca, salendo attraverso i 7 cieli, che peraltro corrispondono al trivium e al quadrivium, e come è stato spiegato dagli studiosi del Medioevo, a partire da Bruno Nardi, ecco, che vorremmo citare come al di sopra di ogni possibile critica, ecco, mentre non è così sempre stato per i suoi, diciamo, successori, per quanto ci riguarda. Però ad esempio Bruno Nardi parla delle corrispondenze delle 7 arti con i 7 cieli, e secondo un impianto aristotelico, si dice, occidentale, che molto somiglia a quello islamico. In questi cieli il profeta Muhammad incontra i profeti, ecco, e naturalmente c'è una corrispondenza tra questi profeti e i profeti dell'Antico Testamento, ecco, sono gli stessi. Per noi musulmani è abbastanza evidente questo aspetto. Il viaggio prosegue ad un certo punto in cui il profeta Muhammad, dopo avere, diciamo, dietro a Gabriele, all'angelo Gabriele, che è lo stesso arcangelo Gibril, su di lui la pace della rivelazione anche cristiana, dell'annunciazione per quanto ci riguarda, e anche naturalmente della rivelazione ebraica precedente, l'angelo Gabriele ad un certo punto, il profeta Muhammad non è più sul Burak quando sale verso il cielo, ma è guidato sulle ali di un angelo fino a quando non si arriva al loto del limite, al Sidrat al-Muntaha, questo luogo misterioso, e poi ancora sarà guidato il profeta Muhammad da una ghirlanda di luce fino alla prossimità divina. Questa ghirlanda di luce che lo guida nell'ultima parte del suo viaggio, fino a quando Dio non gli si avvicina alla distanza di 2 archi circa, la distanza simbolica, e c'è anche nella Divina Commedia. Ecco, questa prospettiva, diciamo, che per quanto ci riguarda è veramente l'apertura che abbiamo trovato in Occidente verso la fede, non che sostituisca la ritualità, soprattutto cristiana, Dante, però aiuta ad avvicinarsi con una prospettiva davvero di aspirazione conoscitiva e anche di ispirazione artistica alla religione, se vogliamo, che è un aiuto, è un coadiuvante molto importante. Per i musulmani, adesso che siamo in questo senso musulmani, è una cosa
comune, costante, naturale. Cioè per un musulmano è del tutto naturale. Ci sono naturalmente degli aspetti delicati e per non esagerare nell'essere pittoresco, è vero che il profeta Muhammad colloca nelle malebolge, nel 28° canto, il profeta, almeno lo incontra in questo canto, il profeta dell'Islam, anche se rimando appunto ai testi del professor De Falco per capire come questa sua collocazione del profeta Muhammad lì sia simbolica. Ecco, sicuramente lo è stato dimostrato dal professor De Falco e non solo da lui. Ma al di là di questo aspetto, certi aspetti tengono un po' distanti le due tradizioni nella naturalezza di considerare il profeta come uno dei modelli naturali e conosciuti da Dante. Ecco, al di là delle ricerche giustamente esegetiche. La questione è che prospettiva è quella di vedere all'epoca di Dante, per la sua cattolicità, il punto di congiunzione in quel San Bernardo contemplante, ecco, che rappresenta realmente la via di accesso per un cattolico della sua epoca alla conoscenza. Ecco. E non bisognava diventare musulmani per conoscere Dio, ecco, a quell'epoca, e non so neanche adesso, naturalmente non mi sentirei di esprimere in nessun modo alcuna forma di esclusivismo, ma ad esempio c'è da fare delle ricerche storiche che, se si volessero fare, più serie di quelle che ho potuto fare io fino adesso, ma chissà mai che in futuro non possa essere fatta da qualcuno più competente, sul fatto che ad esempio in quell'epoca, cioè intorno diciamo al 1300 fino al 1314, quando ci fu il famoso processo finito con la morte dei Templari, ecco, a Parigi, ci sono dei grandi esempi nel bene e nel male della fine di una presenza islamica che all'epoca era presente in Italia e in Occidente, che sono caratterizzati da alcune accuse come strumentali per questa sparizione. Una di queste accuse era di carattere naturalmente geopolitico, strategico, ma sappiamo che lo stesso, adesso non ricordo il commentatore, l'anonimo fiorentino, quando commenta la presenza di Fra Dolcino nelle parole profetiche del profeta Muhammad nell'inferno, dice che si trattava di lui che volle fare nelle montagne di Noarra, di Novara, quello che il profeta Muhammad, e lo chiamo così per non usare lo spregiativo che veniva usato all'epoca, fece nel Levante. Ecco, questo tipo di limitazione all'aspetto geostrategico della presenza islamica in Occidente nel 1300 e quindi la riduzione per interessi economici e politici delle grandi epurazioni che furono fatte dagli Angioini, così esecrati da Dante e nel sud Italia, e poi erano anche accompagnate a delle accuse di eresia invece in posti dove forse l'Islam non doveva neanche essere citato come presente. Ecco. La questione la lascio come un terreno di ricerca, che non deve però portare a quella pericolosa deriva di come si può chiamare, di odio e di gelosia territoriale che oggi vediamo dilagare, mi permetto di dirlo, nella modalità sempre più infantile, oserei quasi dire calcistica, se non fosse che comporta delle abominevoli perdite di vite umane, ecco, in Oriente, quel luogo dove invece la pace di Dante dovrebbe, Dante l'Islam, Dante la pace, Dante Salam, dovrebbe in qualche modo contribuire, sia pure da un punto di vista culturale come il nostro, a promuovere
una possibilità di convivenza e di conoscenza e di amore, ecco. Amore è un'altra parola che somiglia molto alla parola al-amr, oltre a tutte le altre etimologie magari più corrette che può avere, che è l'ordine divino, la pace, ecco, che potrebbe invece aiutare moltissimo l'umanità in questo periodo ciclico veramente delicato. Ecco. Io spero che un convegno come questo in Lombardia, nell'Insubria, sia significativo per poter diciamo aprire un po' la nostra miopia intellettuale, dove certe evidenze che effettivamente lo sono per tutti i nostri miei confratelli, fratelli musulmani che vengono anche immigrati in Italia, possono in qualche modo essere scongiurate anche per quanto riguarda la nostra apertura intellettuale, che si insegni ai bambini che la possibilità di conoscere Dio è presente nel cristianesimo, nell'islam e anche nell'ebraismo in modo naturale e reciprocamente riconosciuto. Questo mi auguro. Vi ringrazio tanto per essere stato invitato e sono a disposizione per qualsiasi critica per poter eventualmente contribuire al dibattito. Grazie molte, che la pace sia su di voi e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grazie Giuseppe Mansur Baudo. Qualcuno penso avrà afferrato tra i nostri ascoltatori anche il senso delle parole in arabo, ma quello che lei ha detto è comunque molto chiaro e gliene siamo grati anche per questa apertura su questa prospettiva che oggi è così necessaria e ci coinvolge così direttamente. Grazie. Veniamo quindi all'incontro tra due personalità, quella di Carlo Ossola e di Unista Fiche, che hanno scelto per il loro intervento una formula abbastanza desueta per il convegno e che ci dà anche la possibilità di pensare questo convegno come un po' più elastico, meno inamidato rispetto appunto a quelli canonici. Parlavamo prima dell'ideazione, no? L'ideazione che viene da questa Anwar Chaban, che non è una professoressa, è una ragazza molto attiva nel mondo dei social, in rapporto appunto alla comunità islamica di Varese e Milano, dove abita, e che ha avuto proprio l'idea del convegno in relazione al legame affettivo con Nino De Falco. Mi ha mandato una mail ora dal lavoro, dove mi prega di, perché attualmente è a Roma per lavoro stamattina, quindi non può essere con noi, ma mi prega di salutare e di ringraziare tutti i relatori, cosa che faccio naturalmente con molto piacere. Ecco dunque che arriviamo al dialogo tra il professor Carlo Ossola e Unista Fiche. Carlo Ossola non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, sarebbe un po' lunga la lista dei suoi titoli di merito. Ricorderò solo che è accademico liceo, il suo ultimo insegnamento si è svolto al Collège de France, da dove è partito per Lugano, dove è stato direttore, credo anche promotore, ideatore dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, quindi nostra confinante rispetto al territorio varesino. Ha lavorato nell'ambito della letteratura italiana su temi che vanno da Dante a Ungaretti. Ricordo solo per Dante l'introduzione alla Divina Commedia pubblicata nel 2012 da Marsilio. E ha curato, questo è già stato ricordato da De Martino, l'edizione italiana del libro di Miguel Asim Palacios, L'escatologia islamica nella commedia del 14, nel 2014, che è stato un po' all'origine anche quella del dibattito e dei temi dei quali stiamo trattando. Ricordo quello che credo sia il suo ultimo, uno degli ultimi libri, un libretto molto agile pubblicato nel 2020 da Olsky e che riguarda, e lo si capisce anche fin dal titolo, anche questa dimensione strana che stiamo vivendo nel nostro presente. Il titolo è anche quello, un titolo augurale, per quello mi piace ricordarlo, per domani ancora, vie di uscita dal confino. Quindi vedete se in questo caso l'idea di confino non si sovrapponga anche a quella realtà un po' sinistra che stiamo vivendo anche nei rapporti interpersonali. Unista Fiche è presidente del Centro Dar al-Hikma di Torino, è giornalista, scrittore di fama, ha collaborato con testate nazionali dalla Stampa a Repubblica al Mattino
ed è stato membro per la Consulta dell'Islam italiano. Ricordo la sua attività fortunatissima di romanziere, due titoli soltanto, il romanzo d'esordio La straniera, che ha vinto il Comisso e il premio Ghirzale Cavour, e poi tra i più recenti La ragazza di Piazza Tahir, che è diventato un punto di riferimento fondamentale nell'interpretazione della cosiddetta primavera araba. Ecco, la formula del dialogo che i nostri due ospiti hanno scelto e che ha come titolo Il viaggio tra profezia e poesia da Muhammad a Dante, ci porta anche al centro, no, di questo tema del viaggio, che è un altro elemento identificativo della cultura mediterranea ed è in sé un elemento di rapporto tra culture diverse, perché altro non è il viaggio che la scoperta dell'altro da sé, no? Che deve essere quindi vissuta, interiorizzata e in qualche modo partecipata. Credo che abbia senso anche fermarsi su queste parole, anche nella scelta dei titoli che i relatori hanno voluto dare ai loro interventi. Ora non so bene che formula abbiano scelto i nostri due relatori, Ossola e Tafik, ma lascio intanto magari lo schermo prima Ossola, poi vedranno i nostri tecnici come coordinarsi per fare in modo che lo scambio di battute, che nella naturalezza, nella dinamica di una fisicità normale, sarebbe qualcosa di bello e apprezzabile, qui non diventi appunto penalizzante. Mi auguro, data un po' anche la statura dei relatori, sono certo che non sarà così. A voi la parola, penso per primo il professor Ossola. Grazie a Gianmarco Gaspari, a Noir Chaban per questo invito e saluto Yunis, diciamo, per la nostra collaborazione di 30 anni, perché effettivamente il lavoro intorno a Sim Palacios cominciò nel 90, poi l'edizione seguì nel 93, anche se poi è datata al 94 per ragioni editoriali, allora Pratiche, che ora non esiste più, era veramente un editore di avanguardia. Vorrei chiedere di consentirmi di dedicare questa conversazione, se Yunis è d'accordo, alla memoria di Abdel Wahab Meddeb, sì, che ci ha lasciati troppo prematuramente, e con cui ricordo delle appassionate discussioni a France Culture intorno a Ibn Arabi e Dante. Poi Yunis, sì, lo incontrammo anche al Carignano, mi sembra. Sì. Una volta era venuto a Torino, è stata una grande personalità del dialogo. Dietro di lui c'era anche Kilito, che è stato, sì, uno dei grandi veramente di questa Kilito. Ecco, profonda del Mediterraneo. Anche alla memoria di un amico mancato ancora più prematuramente, cioè Khaled Madallam, che è stato. Grazie. È stato proprio uno dei tramiti importanti. Questo lo faccio anche per ricordare che diciamo, non è solo una questione di ignoranza, che spesso non permette di vedere, diciamo, tutto ciò che è comune, ma anche l'oblio, che è una malattia tremenda della nostra società. E da qualche parte esisteranno ancora quelle registrazioni negli archivi di France Culture, ma io ricordo veramente con straordinario fascino la competenza con cui Meddeb sapeva trarre dal mondo vastissimo di Ibn Arabi tutto ciò che poteva confluire in qualche cosa di comune a Dante. Lascerei però ora, direi, perché sennò da parte mia verrebbe un racconto troppo erudito, a Yunis evocare le ragioni per cui arrivammo a quella traduzione. Fu tra l'altro anche molto controllata, perché uno dei problemi era naturalmente come passare dallo spagnolo di Miguel Asim Palacios all'italiano, e quindi l'idea era che subito ci unì, era non tanto di controllare lo spagnolo, ma di controllare l'arabo. Questo era il problema fondamentale per arrivare a una traduzione filologicamente
diciamo accreditabile. Dirò soltanto, in quanto mi tocca presiedere il Comitato Nazionale, che non stiamo vivendo la stessa ricchezza, seppure allora censurata, di quello che fu prima e poco dopo il 21 il contributo alla conoscenza di queste tradizioni mediterranee da parte degli studiosi dell'una e dell'altra tradizione, perché Dante e l'escatologia islamica uscì nel 19, ma fu seguito subito dopo dai quattro volumi che rimangono una pietra miliare, ed è incredibile dover constatare che anche questi, io ancora non sono riuscito a trovare un editore perché è sempre questione di soldi, e la passione di Al-Hajjaj, mistico e martire dell'Islam di Massignon, che è una pietra miliare, cioè se non si parte di lì, da questi dati fondamentali di tradizione, è praticamente impossibile, io non vedo, è praticamente impossibile avanzare nella conoscenza, perché se il dibattito si fa soltanto sulle pochissime attestazioni che noi abbiamo, non succede niente, cioè succedono soltanto parapiglia tra filologi, ma la complessità delle culture che sono da mettere in campo per conoscere veramente è ancora molto lontana, e dopo un secolo devo dire che non c'è. Non potrei oggi dire che abbiamo due libri come quello di Assim Palacios e di Louis Massignon a farci, diciamo così, avanzare nel centenario. Ma lascio a Yunis volentieri ricordare quella impresa un po' anche pionieristica per la situazione difficile nella quale era Yunis a quel tempo. Cioè, insomma, bisogna anche ricordare questi momenti straordinari. Io dico soltanto con grande ammirazione, ma tornerò poi verso la conclusione su questo, che Yunis è nativo, diciamolo biblicamente, di Ninive, quindi della più antica città del mondo mediterraneo, e porta con sé tutto, diciamo così, il fascino di quella storia che ci precede. Prego Yunis. Comincio, se mi permettete, a fare un abbraccio virtuale al mio amico, nonché professore, Carlo Ossola, che non vedo da quasi 10 anni, da quando ha avuto questo impegno parigino. Però dico il mio professore perché mi insegnò che cosa vuol dire essere scrittore intellettuale italiano. E saluto anche Gisa, e attraverso lei il mio Nino, e ringrazio anche Anwar Shaban per aver organizzato questo incontro, e un mio caro saluto a tutti i partecipanti al convegno. Ora inizio parlando di un viaggio, che è la cosa migliore, appunto, tra poesia e profezia. Io ero un semplice studente al liceo a Mosul. Voi sapete che Mosul è una città mista, dove ci sono anche una forte minoranza cristiana, e il mio professore di letteratura era un cristiano di nome, era Adib, era un professore abbastanza giovane, pieno di entusiasmo, e che volendo uscire fuori dal contesto scolastico ci propose alcuni brani della letteratura occidentale. Una volta ci portò uno dei canti dell'Inferno di Dante, e dopo aver raccontato della Divina Commedia, di questa grande opera della cristianità, lui la chiamò, e della letteratura occidentale, ci lesse in arabo ovviamente questi versi. Io chiesi al mio professore: ma vorrei leggere i tre volumi, vorrei conoscere questo poeta. Io avevo allora 16-17 anni,
E lui mi disse: guarda, devi andare alla chiesa domenicana vicino, che poi era a due passi da casa mia, e chiedi di padre Yusuf Habbi. Padre Yusuf Habbi era membro del consiglio scientifico irachino, tantissimo studioso di Dante e laureato in dottorato di ricerca di Milano. Per cui un uomo di grande spessore della cultura irachena. Andai in questa chiesa, che noi la chiamavamo chiesa dell'orologio, perché porta sulla torre un orologio regalato dalla moglie di Napoleone III, come si dice. E allora andai in quella chiesa a cercare il padre Yusuf Habbi e lo trovò in una stanza nel pianterreno, stanza piccola, circondato da migliaia di libri, e poi era piccolo di statura, portava degli occhiali spessi, e mi guardò stupito, dice: ma cosa sei venuto a cercare? Dico: sono venuto a cercare la Divina Commedia. Addirittura, così vorrei leggere, dice: guarda, c'è una traduzione di Hassan Uthman, un egiziano, un grande studioso anche lui, che Hassan Uthman aveva iniziato a non solo cercare di tradurre la Divina Commedia in arabo, ma ha speso circa 10 anni della sua vita sulle orme di Dante, facendo viaggi a spese suoi personali, spese del governo iracheno, dell'UNESCO, venendo in Italia, cercando di percorrere tutte le tappe di Dante. Addirittura studiava il gusto musicale di Dante, le sue preferenze, le sue passioni, insomma, per tradurre questo la Divina Commedia, che poi portò oltre 10 anni di ricerca, altri 8 anni di traduzione. Una traduzione in arabo, posso dire, bella, molto interessante, però voi sapete che Dante, quando viene tradotto in un'altra lingua, soprattutto in arabo, perde la maggior parte della bellezza poetica e della costruzione anche. Lui cercò di tradurla addirittura in versi, ma leggendo poi i 3 volumi trovai, soprattutto nell'Inferno, alcuni versi non tradotti, ma ci sono dei puntini di vuoto. E sotto nella nota dici: non abbiamo voluto tradurre questi versi perché toccano la figura del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tornai da padre Yusuf restituendo i libri dopo averli letti e dico: guarda, non mi ha proprio riscosso dentro. Io allora iniziai a scrivere poesie poi in arabo. E dici: ci credo, perché Dante va letto in lingua. Io ingenuamente dico: va bene, torno a casa e comunico ai miei genitori, finisco il liceo e vado in Italia per studiare la letteratura italiana, per poter leggere Dante in italiano. Ovviamente mio padre non era molto d'accordo, ma io insistendo arrivai in Italia nel 1979. Mi iscrisse all'Università di Perugia per studiare l'italiano. Scoprite l'italiano una lingua bella, affascinante, molto ricca, come l'arabo, perché di origine antica ovviamente, però è anche difficile a livello grammaticale. Ma poi, iscrivendomi all'Università di Torino, frequentai le lezioni del professor Stefano Iacomuzzi, 3 anni per fare i 3 volumi della Divina Commedia. Ma allora scoprì un'altra, cioè è stata un'altra sorpresa, perché l'italiano di Dante non è quello che dell'Università di Perugia. E posso citare e ringraziare un mio compagno, adesso professore, Alfonso Cipolla, che venne tutti i giorni a casa mia per
leggere la Divina Commedia recitandola proprio davanti a me e spiegandomi alcuni passi difficili della Divina. Se vi faccio vedere i tre volumi che io usai per studiare, sembrano un tappeto forse di traduzioni, no? Perché ovviamente il linguaggio di Dante per me era alquanto estraneo. E da lì inizia la mia passione per Dante. Ma nel 1991, in seguito alla guerra per la liberazione del Kuwait, il grande poeta Giuseppe Conte organizzò un convegno a Villa Nobel a Sanremo. Andai per partecipare a questo evento, non era solo un convegno, era un evento di lettura di poesie, di spettacoli, eccetera. Poi c'era il convegno. E lì la mia fortuna fu quella di incontrare il professor Carlo Ossola. Eravamo io e un mio studente di arabo, Roberto Rossi Testa, a pranzo, quando il professor Ossola ci propose di tradurre questo volume di Miquel Asim Palacios, che contiene in spagnolo tutti ovviamente i punti di comparazioni, di analisi di Palacios, ma lui aveva lasciato il testo arabo in lingua, per cui io dovevo occuparmi della traduzione dall'arabo e Roberto Rossi Testa della traduzione dallo spagnolo. E il professor Ossola ci facilitò poi la strada per avere il contatto con pratiche. Ma pensate che allora, perché poi quando si parlò in quel momento dello scontro tra le civiltà, eravamo noi 3-4 persone ad andare contro quel... Okay. Sì, eravamo noi quei 3-4 persone o studiosi che avevamo scelto di andare contro quell'idea che andava diffusa sullo scontro tra civiltà, e quando noi eravamo riusciti a creare dei tasselli per l'incontro tra le civiltà, il dialogo tra le civiltà. Infatti il libro uscì nel 94 da Pratica Editrice, che ebbe grande sostegno, perché mi ricordo allora abbiamo avuto oltre la dotta prefazione di professor Ossola, ma anche quel bellissimo articolo di Maria Conte sulla Repubblica. Subito la prima edizione andò in esaurimento, che poi seguì altre edizioni. Dico questo perché un volume come questo sicuramente ha aperto la porta del dialogo, ma anche del confronto tra due mondi che sembravano scontrarsi in quel momento, sembravano lontani, invece poi la prova è che questo Mediterraneo che sta in mezzo non divide ma unisce. E adesso lascio la parola al professor Ossola. Microfono. Grazie Carlo. Yunis, di aver ricordato quell'incontro a Villa Nobel, che è proprio quella lasciata da Nobel, da cui poi il premio Nobel, alla città di Sanremo, dove trascorreva parte delle sue estati. Ebbene, questa unità, diciamo così, delle culture va sperimentata, direi, in factis. Una delle ragioni per le quali sembrò a me un atto mancato quello che non fosse stato tradotto il libro di Asim Palacios, deriva da un'esperienza parallela che avevo avuto un decennio prima a Ginevra, dove insegnavo, quando, ragionando con il titolare della cattedra, allora proprio principale per gli studi della riforma, François Bovon, si osservò che la tradizione riformata era così rigorosa che non contemplava l'idea di dover studiare gli apocrifi. Ora, se c'è qualcosa che lega
fin dalle origini tutte e tre le tradizioni semitiche, cioè appunto ebraismo, cristianesimo e islam, sono gli apocrifi. E gli apocrifi sono una costellazione di elementi comuni. Ne fu talmente persuaso François Bobon, che apparteneva alla più rigorosa tradizione calvinista, perché Ginevra tra le tante riforme è calvinista, che ha diretto e fatto egli stesso l'edizione nella Pleiade degli Apocrifi, con grande soddisfazione, creando anche ponti inaspettati. Invitò con somma sorpresa a tenere lezioni di patristica all'Istituto di Storia della Riforma il professore e allora cardinale Michele Pellegrino, che era cardinale a Torino, dopo 400 anni di assenza di un vescovo dalla città di Ginevra. Cioè, le difficoltà ci sono, ma solo per ignoranza. Cioè, appena si, come dire, è un po' come l'uovo di Colombo, appena si veda che cos'è un uovo è facile romperlo e fare ogni sorta, è vero, di constatazione. Allora, quell'esempio mi convinse che era necessario, diciamo così, approfondire, tanto più, e qui vengo alla, diciamo così, alla seconda parte, diciamo, di questa conversazione, tanto più che l'arabismo di inizio secolo XX è fondato su questi due pilastri che sono Hassim Palacios e Louis Massignon. Ma Massignon è da studiare anche per un altro aspetto, cioè perché era grande amico di Charles de Foucault, che gli era andato a visitare, dove Charles de Foucault si era già ritirato, cioè a Manrassette, nel deserto algerino, e dove rimase per gli ultimi anni, 10 anni della vita, creando quel lavoro monumentale che è il dizionario Tuareg francese. Ma perché evoco questo? Perché non soltanto Massignon è responsabile di quello straordinario volume, dove lì addirittura la simmetria non è tra Dante e il viaggio notturno del profeta, ma la simmetria è posta tra il martire Al-Hallaj e il Cristo, quindi è una radicalità ancora più grande. Ma è soprattutto importante vedere la influenza che ha avuto Massignon in Francia. Prendo solo questa lettera del 28, del novembre del 28, di Massignon a Claudel. Massignon oggi è dimenticato, ma è stato un grande punto di riferimento di tutta la cultura francese, e dove ricorda il suo viaggio in Marocco, proprio nel momento in cui andava a trovare Charles de Foucault, dice: allora io ero agnostico, ero scettico, e Dio ne ha tenuto conto molto paternamente, ed è in arabo, sotto il nome di Alak, la verità, maschile in arabo, che l'ho riconosciuto per la prima volta. È in arabo che gli ho fatto la mia prima preghiera. Vivevo nel deserto solo con degli arabi da 3 mesi. Allah Assad Dufi, scusate la mia pronuncia dell'arabo, Dio, Dio, aiuta la mia debolezza. Ora, questo è impressionante se ricordiamo, non solo quello che ha fatto dopo Massignon, ma anche quello che ha fatto Claudel. Cioè, è praticamente impossibile pensare al Soulier de Satin, che questa immensa opera epica che va da una sponda all'altra del Mediterraneo, senza tener conto della straordinaria corrispondenza. Devo dire anche che ho concluso la mia esperienza al Collège de France con quello che era il sogno che mi ero proposto fin dall'inizio, e cioè di dare almeno un'antologia di questo dizionario Tuareg
francese di Charles de Foucault, ma la prima che l'ha trascritto, ancora per dire, e qui verrò a un punto fondamentale che poi però lascio approfondire, Yunis Staufik, che è stato traduttore di altre grandi opere della tradizione, diciamo, arabo-islamica in italiano, specialmente di mistica e di poesia, e cioè la prima trascrittrice, quella che ha fatto anche la scelta antologica, è stata una iraniana, ma è un termine scorretto di dire la provenienza, una persiana, proprio la radice vera della civiltà, bisogna nominarla col suo nome, cioè una persiana, Pantia Ciupani, che mi disse: professore, questo, tra l'altro quando si dice Persia bisogna aggiungere una quarta tradizione, che è lo zoroastrismo, senza il quale facciamo male i conti con tutto quello che ci è comune, cioè bisogna risalire ancora più indietro, bisogna risalire a questa sorta proprio di radice comune che è la tradizione persiana, dalla quale tutti dipendiamo, anche storicamente. Ricordo sempre cosa diceva Vernon della Grecia: abbiamo il vantaggio di avere della Grecia la storia, la tragedia e la filosofia come sussulti della grande storia persiana dell'umanità. Ecco, questa è, direi, un po' anche qui una sorta di conseguenza. Ebbene, facendo quella trascrizione, mi disse proprio che la tradizione dalla quale lei proveniva comportava la necessità di dematerializzare i nomi. Noi purtroppo, o per altri versi anche fortunatamente, abbiamo una semantica delle cose che ci priva, diciamo così, molto largamente di tutto ciò che è l'aspetto della, diciamo così, della trascrizione intellettuale, nella quale naturalmente, come è già stato ricordato, la luce ha un elemento decisivo. Quindi non c'è neanche da dire è l'uno che influenza l'altro, è che noi abbiamo perduto questo elemento fondamentale. Dante dice luce intellettuale piena d'amore, ed è, non è una metafora, è un modo reale di vedere oltre le cose, di fare, diciamo così, non astrazione da esse, ma di vederle nell'intelletto. Uno dei testi più importanti è già stato ricordato a vicenda, ma per Dante non si può fare a meno di passare, qui li nomino insieme perché sono riuniti insieme, Massignon ha scritto un saggio molto bello insieme a Etienne Gilson, le fonti greco-arabe dell'agostinismo avicennizzante, cioè quello che dall'agostinismo, nella lettura che avvicinava ad Avicenna, portava ad avere in comune nella tradizione medievale, che era nota a Gilson, di cui è stato grande interprete, Dante e la filosofia resta un monumento di sapienza interpretativa di Dante, che è stato un grande filosofo, e quindi andava messo accanto a quello che reciprocamente li univa, e cioè il saggio di Massignon, note sul testo originale arabo del De Intellecto di Al-Farabi. Ecco, allora noi dobbiamo almeno non solo pensare all'Almagesto, perché la geografia di Dante dipende di lì, ma almeno questi tre grandi pilastri che a Dante erano notissimi indipendentemente dal Liber de Scala, sui quali è fondata la sua filosofia, cioè Avicenna, Al-Farabi, Ibn Arabi. Senza questo, ancora qui, non riusciamo a comprendere l'incredibile forza architettonica che ha la luce nel paradiso di Dante. Non è una metafora, è una struttura vera di pensiero. E lascio ora la parola a Yunis, e poi mi riserverai solo più due battute finali sulla questione
Gerusalemme. Ma adesso lascio a Yunis, perché anche su questo tante volte abbiamo discusso e mi ha dato molte lezioni di, diciamo così, di luminosità diurna e notturna. No, per carità, il professore sei tu. Io sono semplicemente un tuo studente e lo rimarrò per sempre. Posso dire che il tema del Mi'raj si impadronirono ben presto poeti e letterati, per cui e il tema diventa poi una specie di tropoi più ricorrente tra gli scrittori e i mistici. I primi di questi posso citare al-Bistami del IX secolo, nei suoi maqamat, cioè di stazioni, e poi, come è stato già citato più volte, Avicenna, nel suo il racconto visionario, l'Hayy ibn Yaqdan, e poi sempre Avicenna con l'epistola dell'uccello, Risalat al-Tayr, per arrivare poi al persiano Sana'i, poi a Attar, il verbo degli uccelli, fino a Ibn Tufayl di nuovo, che riprende il tema di Avicenna con Hayy ibn Yaqdan. A livello invece più strettamente intellettuale c'è il libro di Risalat al-Ghufran, l'epistola del perdono di Abu al-Ala al-Ba'ri, poeta, filosofo siriano cieco, che diede poi una impronta più ironica al viaggio nell'aldilà. Singolare come tema, soprattutto i suoi incontri con altri poeti. La differenza tra Dante e il profeta Muhammad è che Dante è guidato da un poeta nel suo viaggio, mentre il profeta è guidato dall'arcangelo Gabriele. Quando poi ritorna a Abu al-Ala al-Ma'ri e si fa guidare da un altro intellettuale. Rimane l'ultimo da citare e sul quale possiamo fermarci a lungo, ma non abbiamo tempo, lascio poi agli studiosi di andare a vedere, Ibn Arabi e il suo libro, libro del viaggio notturno verso la maestà del più generoso, cioè Kitab al-Isra ila al-Maqam al-Asra. Un libro che io ho in arabo, difficile da leggere, perché Ibn Arabi ha bisogno di una particolare passione e visione per poter andare oltre i suoi versi, e quando poi ci guida in un viaggio come pellegrino poeta. E Ibn Arabi poi è nato prima di Dante a Murcia, come è stato già detto. In questo racconto un misto di, possiamo dire, allegoria e verità letterale, che poi il nostro poeta viaggiatore dichiara di aver adottato l'Islam come cavalcatura, per cui non è più il Burak, non si tratta più di un essere, ma della fede stessa, l'ascesi come nutrimento e la rinuncia come viatico. E strada facendo incontra un giovane dall'aspetto divino, invitandoli, inviatoli dall'alto come guida, per cui qui c'è un giovane che è stato inviato dall'alto come guida, e questo ovviamente rappresenta il passaggio spirituale in questo cammino. Per cui rimaniamo sempre a livello profetico e letterario, cioè poetico, il tema del viaggio, quello che poi serve per il poeta come ascese, poi come
passaggio da uno stato all'altro per migliorare se stessi, per vedere oltre le apparenze. Concludo con il Futuhat al-Makkiya, sempre del nostro grande Ibn Arabi, e poi Kimia Saada di al-Ghazali, dove qui invece il viaggio viene compiuto tra due personalità, il teologo e il filosofo. E questo, l'uno è il tipo perfetto di chi accetta fiduciosamente i dettami della rivelazione e l'altro di chi si affida esclusivamente al lume dell'umana ragione. E per concludere, vediamo che il tema, a partire poi dall'antichità, perché non è stato il libro della Scala che ha iniziato questo genere di viaggio nell'Oltretomba, ma poi se vogliamo risalire alla Bibbia e al Vecchio Testamento, insomma, di racconti del genere ci sono. Però il libro della Scala di Maometto, soprattutto per quanto è i versetti del Corano già citati, per quanto riguarda la letteratura araba e anche il misticismo, ha dato l'input, ha dato spunti, ispirazioni a tanti, come le personalità che abbiamo già citato, per poter poi sviluppare questo tema. E dunque, posso dire semplicemente che quando si parla della Divina Commedia, del libro della Scala e la Divina Commedia, dal mio punto di vista non si vuole assolutamente sottolineare l'influenza del libro della Scala sul operato o sul libro o l'opera di Dante, ma semplicemente si vuole dimostrare che in quel periodo il Mediterraneo, continuo a ricalcare questo concetto, era il ponte che univa tra i due mondi, che adesso troviamo un pochino più lontani. Allora sì, c'erano i conflitti, c'erano le divergenze, eccetera, ma però il Mediterraneo era pieno di viaggiatori, di studiosi che si spostarono da una parte all'altra, dall'Italia, dalla Francia verso Nord Africa, di religiosi che andavano verso le Terre Sante, e c'era un movimento che faceva sì che la letteratura araba, quella più vigente sul Mediterraneo, era quella più produttiva, quella più anche conosciuta, più ricalcata. E dunque che Dante venne a conoscenza di alcuni passaggi o alcuni testi della, chiamiamola, letteratura araba del momento, vuol dire che Dante era un grande conoscitore, era un grande studioso, era un grande ricercatore, e che voleva addirittura, attingendo da questa da questo miscuglio, da questo calderone letterario e tra virgolette anche spirituale, voleva dimostrare che alla fine la sua opera raccolse tutto quello che poi in quel mondo, in quel momento era in circolazione. Per cui tanto di cappello a Dante e alla Divina Commedia, ma la sua avvicinanza a noi fa molto piacere e onore, che non come pensa qualcuno, che invece diminuisce l'operato e la grande creatività del poeta italiano. Prego Carlo. Non so se abbiamo ancora tempo, chiedo. Sì, certamente. Ecco, allora io mi limiterei soltanto a un esempio, ne avevo due ma non devo abusare del tempo, un esempio della necessità di guardare con altri occhi al testo
dantesco e alle, diciamo così, alle ispirazioni che ne possono venire. I due temi erano: uno, il ruolo di Gerusalemme nella commedia, e anche nel secondo testo che è stato ricordato, cioè il viaggio notturno che è stato pubblicato da Einaudi, come è stato ricordato da Ida Zilio Grandi, che ora tra l'altro è direttore dell'Istituto di Cultura di Dubai, di Abu Dhabi e Dubai. E quindi che sta facendo anche molto bene per questo dialogo. Ma l'altro tema è Adamo. Adamo è curiosamente, non trovo mai note, anche adesso commentando di una commedia, ho trovato pochissime note sul fatto che Adamo sia nel punto più alto del paradiso, quando tutta la tradizione esegetica medievale lo considerava colui che, facendo il primo peccato, aveva, come dire, condannato l'umanità a essere schiava della morte, cacciata dall'Eden, eccetera eccetera. Ora, precisamente questa sura diciassettesima, che è ricordata perché lì viene evocato per la prima volta nel testo, nella prima riga proprio, il gloria a colui che rapì di notte il suo servo dal tempio sacro al tempio più remoto, quindi si allude a questo viaggio. Ecco, proprio in questa sura viene ricordato Adamo, ma in una forma straordinaria, che tornerà soltanto in Eckhart, e cioè l'invidia degli angeli per Adamo. Uno di questi, che poi nella lettura si scoprirà essere il Lucifero decaduto, cioè Satana, dice: ma quando noi dicemmo agli angeli prosternatevi davanti ad Adamo, tutti si prosternarono tranne Ibis o Iblis, che disse: dovrei prosternarmi davanti a colui che hai creato di argilla? Gli angeli, che sono, come dire, potenze superiori, perché dovrebbero, come dire, prosternarsi di fronte a questo frutto, come dire, depotenziato, perché fatto d'argilla, della creazione? Ma gli angeli obbedienti tutti si prosternano, e il disobbediente non si prosterna per superbia, perché dice: ma insomma, questo qui è fatto di argilla. Ora, questa è una tradizione minoritaria in tutte le tradizioni che contemplano la presenza di angeli, cioè di emanazioni dirette dal divino, ed è un tema sotterraneo che risorgerà in Eckhart in una forma molto simile a questa, quando Eckhart dirà: via via voi angeli, non sapete neanche cosa vuol dire contemplare Dio, perché Dio ha preso la forma umana nel Figlio, quindi noi lo conosciamo meglio di voi. E sono versi vertiginosi di Eckhart. Ora, questi elementi sfuggono spesso alla tradizione dantesca. Naturalmente io non ho al momento una soluzione, dico soltanto che il problema c'è, un problema enorme, perché diciamo, Dante innova. Io ho letto tutto il possibile nella traduzione, nei commentari raccolti da Migne della Patrologia Latina. Uno solo mette Adamo, diciamo, in salvo insieme ai patriarchi, ma non gli dà il ruolo che Dante dà ad Adamo, chiedendo ad Adamo cose che erano carissime a Dante, come la questione delle lingue, la questione della perché è lì e perché è salvo, eccetera eccetera. E questi elementi danno da ragionare. Come ha detto Yunis, noi siamo dentro un universo di contiguità che ignoriamo, e finché non si sa quello che è contiguo a noi, non sappiamo quel che siamo noi. Questo è evidente, cioè il lavoro sulla cultura medievale mediterranea è enorme, è stato fatto bene, abbastanza approfonditamente dai filosofi, soprattutto per la necessità
di vedere le mediazioni arabe della filosofia di Aristotele, ma è ancora larghissimamente da fare nella, direi, nella storia letteraria e in genere in tutto ciò che è la topica medievale comune, perché anche da questo punto di vista l'allegorismo è comune a queste civiltà. Ricorderò per chiudere un autore che è caro a tutte e tre le civiltà, ognuna anche rivendicandolo come proprio saggio, se non proprio profeta, e cioè Maimonide, che altrettanto scriveva in arabo, metteva in ebraico le parole che si riferivano ovviamente alla Torah, ed è stato, con la sua Guida dei perplessi o Dux Neutrorum, uno dei grandi veicoli che naturalmente hanno irrorato l'Italia fino al Rinascimento. La prima edizione a stampa è un'edizione che segna proprio la nascita dell'umanesimo conciliatore di marca erasmiana. Quindi finché non si fa questo lavoro è inutile accapigliarci su quel pochissimo che conosciamo rispetto al tantissimo che ignoriamo e che pure c'è. Ecco, io mi fermo qui, non so se Yunis vuoi concludere. No, grazie. Io semplicemente vorrei ricordare Mino, perché probabilmente Gisa ci parlerà più ampiamente del suo grande lavoro, quello di cercare nelle parole di origini probabilmente arabe le loro simbologie che troviamo nella Divina Commedia. E dunque quello che io posso dire concludendo è che, come ha già detto il professor Carlo Ossola, probabilmente abbiamo più bisogno che mai oggi di riaprire le porte alla letteratura, perché la filosofia ha già fatto il suo ruolo, ma la letteratura necessita e mancano i testi da tradurre, ma purtroppo le case editrici non hanno le possibilità di tradurre e di pubblicare. Ricordo che per poter tradurre e pubblicare il libro di La Scala, il libro di Asim Palacios, l'Accademia Spagnola donò allora una bella somma di denaro alla casa editrice per la traduzione, e quello aiutò il libro non poteva essere tradotto. Delle richieste sulla chat dell'incontro che puntavano anche a qualche precisazione, che però è emersa nel frattempo. Ho davanti Yunis, un ascoltatore di un nostro ascoltatore da Ravenna, Mustafa Tumé, aveva ricordato pochi minuti prima che Yunis lo citasse la lettera del perdono di Abu Lelalà El Mariri, quello, chiedo scusa per la pronuncia, che proprio lei qualche minuto dopo ha avuto occasione di citare. Mi pare di aver capito che si tratti di una delle possibili altre fonti di Dante, questo autore siriano, e lei l'ha collegato però a un'impronta ironica anche un po' particolare, lei Tafit dicevano, però credo sì, che il nostro ascoltatore, anche solo nel fatto di aver sentito nominare questo, no, si sia proprio sintonizzato sul fatto che avevamo anche questa grande apertura, no, non limitata soltanto appunto al libro della Scala, no, in relazione alle plausibili letture, no, di Dante che gli derivavano dal mondo islamico. Ecco, non so se vuole fare una riflessione su questo. No, è semplicemente per quanto riguarda il libro della Scala di Muhammad, e che è stato poi nella corte di Alfonso Savio, è stato tradotto in latino, in castigliano e in antico francese. Certo. Quindi questo ci dà la possibilità di poter affrontare il tema con elementi più sicuri. Mentre per quanto riguarda Risalat al-Ghufran, cioè l'Epistola del Perdono di Abu Lelalà El Mariri, non abbiamo nessun riferimento a traduzioni o possibilità
di circolazione nell'ambiente degli studiosi di allora, per cui rimane un testo esclusivamente rinchiuso nella conoscenza del pubblico arabo, ma non quello occidentale. Ecco, volevo ancora aggiungere, non so se gli ascoltatori l'hanno evocato, ci siamo dimenticati di un nome gigantesco contemporaneo di Dante, che è Yunus Emre, il quale ha versi interi che sono identici a quelli di Dante, soprattutto per lo Gran Mar dell'Essere e alla lettera nella grande meditazione di Yunus Emre, che ha una sorta di lassa nella quale evoca quest'anima che è messa anche lì in viaggio in mare per lo Gran Mar dell'Essere e ha diverse possibilità davanti. È stato tradotto anche in anni recenti ed è un'autorità che non dobbiamo dimenticare, ma ripeto, per ricostruire degnamente un puzzle che c'è troppo poco noto. Ecco. Grazie delle precisazioni. Il professor Ossola, lei ricordava la pubblicazione del libro di Asim Palacios nel 19. E siamo di fronte poi al sesto centenario della morte di Dante del 21, no? E in una fase storica anche abbastanza, come dire, condizionante rispetto a realtà come queste. Certo, io posso pensare, questo non conosco i dettagli, ma che Palacios al libro lavorasse da anni in precedenza per poter lavorare a mettere a fuoco quella mole di dati, eccetera. Ma il rapporto che possiamo intravedere con la realtà storica contingente di un libro come quello e del centenario successivo, lei come ha modo di vederlo? Riesce magari molto sinteticamente ad accennarci a questo, perché i libri hanno anche la loro storia nel modo in cui vengono vissuti e recepiti quando cominciano a vedere la luce. Sì, certamente. Su questo rinvierei al saggio famoso di Carlo Dionisotti che studia come varia fortuna di Dante, cioè come Dante è stato celebrato e ricepito nei vari centenari, che non sono tantissimi. Bisogna ricordare che il primo, ho potuto questo verificarlo e anche sarà in introduzione alle illustrazioni di quello che fu il più grande concorrente di Dorè, e cioè Francesco Scaramuzza, che ebbe la commissione da parte dello Stato italiano di fare quelle illustrazioni, perché tutta l'Europa fu stupefatta dalla fortuna che aveva avuto il centenario, la celebrazione pubblica, statale, ufficiale di Schiller in Germania. È di lì che si parte, e questo spiega perché la prima società dantesca sia stata quella tedesca e non quella italiana, perché dietro c'è un'altra operazione molto avveduta, molto, che ebbe un enorme successo, sulla quale piombarono effettivamente Farini e Cavour e dissero: beh, qui ora bisogna fare, ho ricostruito insomma questa storia. Nel 21 evidentemente il clima era molto differente e il bisogno di celebrare Dante un po' come riunificatore di un'Italia che si sentiva umiliata dalla fine della prima guerra mondiale non contribuì assolutamente alla circolazione di Dante. Siccome in certo modo una delle persone che mi sono state vicine anche per comune discendenze da Paraison è stato Umberto Eco. Umberto Eco non faceva che dire prima di giudicare, prima di criticare, prima di interpretare, tradurre. La sua lezione straordinaria fu quella inaugurale al Collège de France sulla cattedra annuale europea, quando proprio teorizzò la traduzione come lingua d'Europa. Allora, finché non si traduce inutile, allora quello che mi ero dato come scopo, e che grazie a Iuni si è poi realizzato, hai fatto bene a ricordare l'Accademia di Spagna e anche l'editrice Pratiche, perché è stato un lavoro, come dire, di utopia effettivamente, è stato il fatto che su questi temi non si potrà giudicare finché non si traduce.
anche perché il libro di Cerulli era difficilissimo da raggiungere, non è un libro che sia circolato. Ora, il libro di Assim Palacios, per buone o cattive ragioni, continua ad essere ristampato, non più da Pratiche, che non c'è più, ma da Luni, continua ad avere ristampe, quindi vuol dire che ha trovato il suo pubblico e che qualcuno lo legge, ma finché non si legge concretamente è inutile giudicare. Ecco, questo è l'elemento che volevo ricordare. Il 21 è stato anche la voce Assim Palacios nell'enciclopedia dantesca, è una voce minima rispetto, ecco, Domenico De Martino facendo, sono due dita, otto righe mi pare, rispetto ad altri che hanno molto meno meritato. Ricorderò soltanto nella biografia, Assim Palacios era un domenicano che ha studiato magnificamente la filosofia di San Tommaso, ma era anche allievo di un grande arabista spagnolo, e questa doppia vocazione, cioè di filosofo e di arabista, l'ha portato ovviamente a leggere questa parte di Dante. Lì anche questo in una storia della storiografia sarebbe da fare, cioè che l'arabismo arriva a Dante attraverso la mediazione della filosofia e quindi della filosofia e della mistica araba, e quindi diciamo la letteratura è rimasta sempre un po' secondaria. Io mi ricordo anche le discussioni lunghe e belle che ebbi con Maria Corti, alla quale detti subito naturalmente Assim Palacios, lei ne fu folgorata e dice: ma questo cambia tutto rispetto al Tresor, perché se voi prendete Brunetto Latini, non è tenero con il Profeta. Io me lo sono dato a riprendere qui nella edizione bilingue, quindi proprio con l'antico francese a fronte, e nel primo libro 88 del Profeta Maometto è detto quel che dice Dante. Poi vi fu il cattivo predicatore Maometto che fu monaco e che sottrasse alla fede, le mise sulla via dell'errore i popoli arabi. E Dante, al quale Brunetto Latini si fa raccomandare nella commedia il proprio tesor, applica quel che lì dice Brunetto Latini. Ecco perché è presentato come scismatico, perché Brunetto Latini si inventa questa cosa che Maometto fosse monaco e che abbia, come dire, portato fuori dal seminato, e quindi è più un divisore scismatico che non letteralmente un eretico. Su questo bisognerebbe fare anche molte, molte, molte ricerche, perché Dante dipende lì da Brunetto Latini. Quando dissi questo a Maria Corti, che pensava alla mediazione di Brunetto Latini, naturalmente rimase un po' incerta, e continuo a pensare in effetti che la vera via per studiare questi rapporti sia quella già additata canonicamente da Assim Palacios, Massignon, Gilson, Delibera più recentemente, cioè la grande via della influenza filosofica e mistica della tradizione araba. Ecco. Grazie, grazie mille. C'è una domanda che prevede una risposta molto precisa, quindi sintetica, ed è di Luca Coletti, che chiede qual è il testo di Al-Farabi conosciuto da Dante che il professor Ossola aveva menzionato prima. Ecco, allora io rinvio semplicemente a questo, adesso l'ho perso, a questo saggio di Gilson. Sarebbe un po' lungo perché il problema è del rapporto, della lettura attraverso Avicenna di un augustinismo radicale. E adesso non trovo più il libro, eccolo qua. È il De Intellectu di Al-Farabi. È il De Intellectu di Al-Farabi, cosa che era anche di... Diciamo, riconosciuto in versione latina. Sì, 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 certo, certo. Comunque questo libro è stato pubblicato da Vren, non è facilissimo da trovare, ma ormai su questi, diciamo così, grandi contenitori di vendite online, Mare Magnum, certo, si trova. Vren è editore di testi filosofici francesi, una collana illustre. Grazie professor Ossola. Bene.
anche per questa chiusura su un altro dei grandi temi, no, che riguardano, che mettono insieme un po' proprio il nostro discorso, cioè l'importanza della traduzione, del riconoscersi e nel capire appunto le altre lingue, che non può che passare attraverso la lingua. No, questo è un dato di fatto col quale appunto ci troviamo a convivere ogni giorno, perché attraverso la lingua ovviamente passa qualsiasi altro contenuto. Grazie professor Ossola, grazie a Ionista Fiche. Passiamo ora ad Antonio Angelucci. Antonio Angelucci è dottore di ricerca in discipline canonistiche ed ecclesiastiche e segretario del centro di ricerca, che nomino volentieri anche perché si occupa di temi proprio analoghi a quelli che mettiamo a fuoco questa mattina: religioni, diritto ed economie nello spazio mediterraneo. Lo ricordo soprattutto per la sua attività all'interno del progetto Filis, grazie al quale collabora da anni appunto con l'Insubria, con la professoressa Moneta Mazza e con me. Ricordo il titolo del suo ultimo libro, che presenta anche la prospettiva particolare di una cerimonia, di una tradizione, anche questa così complessa nell'interpretazione, dietro la circoncisione, la sfida della cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in Europa, uscito, se non ricordo male, nel 2018. Antonio Angelucci ci parla di morte e al di là nell'Islam. Grazie Antonio di essere con noi, a te la parola. Grazie al professor Gaspari, un cordialissimo saluto a tutti, al magnifico rettore, al professor Dionigi, alla professoressa Mazza, e grazie anche a te dell'introduzione, anche grazie per le parole al professor Mansur Baudo, un amico confermo, e mi fa piacere anche che ci stiano ascoltando amici come l'imam Mustafa Tumi da Ravenna. Ecco, mi piace molto questa dimensione dialogica del convegno di oggi, e prima di iniziare a parlare così un po' a ruota libera, ecco, coglievo spunto da quella che era l'ultima suggestione lanciata, che mi ha molto sollecitato, che ha lanciato il professor Ossola, relativamente al perché di Adamo in paradiso, e mi veniva in mente un po' il rapporto, teniamo conto che sono giurista, per cui sono così curiosità mie, però insomma mi sembra che ci sia un rapporto tra Dante e Agostino, e Agostino parla della felix culpa di Adam in quanto primo uomo, e alla fine proprio grazie a questa felix culpa che per citare la lettera agli Efesini di Paolo, in lui, ecco, grazie a questa felix culpa abbiamo, meglio ecco il testo latino piuttosto che quello italiano, meglio appunto che faccia questa citazione della lettera agli Efesini utilizzando la Vulgata Clementina, perché la traduzione italiana del 2008 è veramente pessima. Ecco, grazie a questa felix culpa vemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum secundum divitia gratia eius quam superabundare fecit in nobis in omni sapienza et prudentiam notum facens nobis mysterium voluntatis sue. Ecco, si parla appunto addirittura di questa superabbondanza, una iperplerofonia, una superpienezza di grazie, grazie, non è un gioco di parole, a questa felix culpa. Chissà che magari sia per questa ragione che viene collocato Adamo in paradiso, ma questo magari, ecco, può essere anche una domanda che anticipo ad inizio di questa breve relazione. Ecco, io parlerò di morte al di là nell'Islam, e la mia prospettiva, teniamo conto che io sono giurista, non sono teologo, quindi la mia prospettiva sarà in conclusione da ecclesiasticista nel corpo della discussione, non da teologo perché non lo sono, quanto piuttosto ecco, da chi è
abituato alla teologia del diritto per il fondamento epistemologico che dà ai diritti religiosi, perché assume la rivelazione. Questo è già un'abitudine nel diritto canonico, ma anche negli altri diritti religiosi la teologia del diritto è indubbiamente importante. Quindi partirei da questa premessa, segnalando peraltro che in quanto giurista e non teologo mi devo rifare comunque a qualche maestro per dire quello che dico, e il mio, diciamo, riferimento in materia di escatologia è islamica, è Ignazio De Francesco, dossettiano, studioso del Pisai, e attraverso di lui do questa lettura, e quando citerò il Corano lo farò con molta umiltà, sapendo bene che le traduzioni non rendono mai, e sebbene stia studiando l'arabo non sono ancora, direi, in grado di citare con correttezza il testo arabo. Quindi partirei da questa premessa. Ecco, è fede ciò che viene rivelato dal Corano e dalla Sunna anche riguardo ciò che avviene dopo la morte. La fede è intima, dipende dall'interiorità del credente, si compone di più pilastri e consiste fra l'altro nel credere in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi messaggeri e nel giorno ultimo del giudizio, oltre che alla predestinazione del bene e del male. Le fonti spingono all'azione perché il giudizio sarà sulle opere. Quel giorno, dice il Corano, sura 7, versetto 8, in quel giorno la pesatura sarà conforme, il peso, dice nella traduzione di Zilio Grandi, sarà conforme al vero, e coloro le cui bilance saranno pesanti prospereranno, mentre coloro le cui bilance saranno leggere sono coloro che perderanno le anime perché hanno prevaricato sui nostri segni. Perdere di vista l'ultimo giorno è l'effetto della dimenticanza degli uomini che sono presi dalle vicende mondane, dalle vicende di questo mondo. La verità dunque dell'ultimo giorno è attestata dal Sacro Corano, ma anche dalle tradizioni profetiche, ossia dalla Sunna, e anche dall'intelletto. Ecco, la fede in qualche modo è un atto dovuto una volta che riceve le prove dalle fonti sacre, innanzitutto dal Corano e dalla Sunna, ma anche dall'intelletto. E l'uomo sarà ricreato dal nulla perché dal nulla fu creato. La Sura 36, versetto 78, ci ricorda che chi ridarà la vita ad osse polverizzate, di colui che le ha create la prima volta ridarà loro la vita, egli conosce perfettamente ogni creazione. E qual è la logicità? È nel prodigio della prima creazione che c'è la realtà logica della seconda creazione. Ci sono diversi passaggi che caratterizzano la morte e il dopo la morte, l'aldilà. Innanzitutto il primo passaggio è quello che avviene nella tomba. Secondo la Sunna, nella tomba, dopo la sepoltura, due angeli scendono e interrogano il defunto e gli domandano chi è il tuo Dio, chi è il profeta, chi è il tuo libro. Ecco perché per preparare il morente all'interrogatorio lo si aiuta a recitare la professione di fede. Secondo la tradizione islamica, ci ricorda De Francesco, la salma deve ricevere anche il lavaggio rituale, che può svolgersi nella camera mortuaria dell'ospedale con il consenso della direzione. Si tratta di un adempimento che può essere svolto dai parenti, ma più spesso delegata a persone esperte di un vicino centro islamico. Qui arriviamo anche in qualche modo all'attualità di queste tematiche che poi riprenderò alla fine.
Ma arriviamo un po', invece, torniamo alla dimensione della tomba. Nella tomba c'è una prova all'interrogatorio. Se all'interrogatorio chi è il tuo Dio, chi è il tuo profeta, qual è il tuo libro, se la risposta è corretta si apre una finestra sul fondo della stessa tomba da cui si vede il paradiso, il giusto gode di un sonno delizioso e quindi anche il tempo tra la morte e la risurrezione correrà veloce, velocissimo. Viceversa, se la risposta all'interrogatorio è sbagliata, la finestra non è sul paradiso ma sulla tomba e l'empio comincia da subito ad essere tormentato. Infatti due sono gli stadi della punizione, la prima alla morte, la seconda alla risurrezione nel giudizio finale. E dopo la morte, ancora ci ricorda Francesco, la separazione dello spirito dal corpo, entrambi questi elementi conoscono delizia o tormento, lo spirito torna di tanto in tanto a ricongiungersi con il corpo in modo incomprensibile, sino a quella riunione finale stabile che si opera il giorno della risurrezione. E quando ci sarà questo momento? Nessuno sa quando l'ora avviene se non Dio. Ti chiederanno dell'ora, sura 7, versetto 187, ti chiederanno dell'ora quando giungerà di la conoscenza di questo appartiene al mio Signore, a suo tempo non la paleserà altri che Lui. L'ultimo giorno, ecco, la fine del mondo sarà annunciata da un suono di tromba, sarà soffiato nel corno e cadranno folgorati tutti coloro che saranno nei cieli e sulla terra, eccetto coloro che Allah vorrà, sura 39, versetto 68. La risurrezione dei corpi è il cardine in verità delle tre religioni abramiche. Il sole splenderà al momento della risurrezione, il sudore metterà, secondo Muslim Yasar, nel giorno del giudizio uno sarà condotto e posto davanti a Dio, il quale dirà: prendete in considerazione le sue opere buone. Lo si farà senza trovare nulla di suo. Allora dirà: prendete in considerazione le sue opere cattive, ne verranno trovate in quantità, allora verrà ordinato di condurlo all'inferno, ma mentre lo si porta via, quello si volta indietro e Dio allora dice: riportatelo qui, perché ti sei voltato? O Signore, non era questa la mia opinione, oppure la mia speranza riguardo a te. Dio dirà: hai detto bene, e verrà ordinato di portarlo in paradiso. Qual è la strada verso la destinazione paradiso o inferno? Ancora una volta, cito De Francesco, una buona opinione di Dio in punto di morte, cioè la retta fede monoteista, può coprire una moltitudine di peccati. Le tradizioni parlano anche del passaggio dei giusti da un grande bacino di acqua freschissima, bianca come il latte, profumata come il muschio, larga quanto un mese di cammino, poi il passaggio su un camminamento, Sirat, che passa sopra l'inferno e conduce al paradiso. Tutti i musulmani riusciranno a superare la prova del Sirat. Secondo Bausani si tratta di un passaggio nell'inferno per segnare e segnalare che nessuno è salvato dalle sue opere, ma dal compiacimento di Dio. Nessuno di voi mancherà di passarvi, Sura 19, versetto 71, ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore, salveremo coloro che ci hanno temuto e lasceremo gli ingiusti in ginocchio. Secondo Bukhari, i credenti salvati dal fuoco vengono trattenuti su un ponte collocato tra inferno e paradiso, si vendicano reciprocamente per le ingiustizie tra loro intercorse nel mondo e una volta corretti e purificati viene permesso loro di entrare in paradiso. Dio dice: entrati in paradiso, sura 43, versetto 70, voi e le vostre spose sarete onorati.
circoleranno tra loro vassoi d'oro e calici, e colà ci saranno quel che desiderano le anime e la delizia degli occhi, e vi rimarrete in perpetuo. Non è corretto, ecco, ridurre, come si dice, a una dimensione materialistica il paradiso dell'Islam. Non è affatto così. C'è una dimensione di pienezza che anche questi versetti ci ricordano. Mi avvicino alle conclusioni, perché c'è una sura e un versetto molto interessanti che mi permettono poi anche di fare un brevissimo cenno anche a Dante. Sura 11, versetto 106, e gli infelici saranno nel fuoco tra sospiri e singhiozzi, per rimanervi fin tanto che dureranno i cieli e la terra, a meno che il tuo Signore non decida altrimenti, a meno che il tuo Signore non decida altrimenti. Quindi una dimensione di eternità, a meno che il tuo Signore non decida altrimenti, perché il tuo Signore fa quello che vuole. Coloro invece che saranno felici rimarranno nel paradiso fin tanto che dureranno i cieli e la terra, a meno che il tuo Signore non decida altrimenti. Sarà questo un dono senza fine. Ecco, mi colpisce molto a meno che il tuo Signore non decida altrimenti, perché in Dante, come anche nella tradizione cristiana cattolica, nell'inferno, ci dice Campanini, ecco, compianto filosofo e arabista, accademico dell'Ambrosiana, pur nella sua laicità, e io lo ritengo francamente anche per me un maestro, nell'inferno, ci ricorda Campanini, in Dante, nell'inferno, è la stessa esistenza ad essere la più implacabile delle punizioni, dovendosi rapportare alla realtà di tormenti senza fini, il lettore rimane turbato al pensiero di una giustizia che non può mai essere soddisfatta. Ecco, anche Campanini ha studiato il rapporto tra l'Islam e Dante, e ci ricorda appunto questa dimensione definitiva dell'aldilà, dell'inferno e del paradiso, quella dimensione definitiva in particolare dell'inferno, che ad esempio, ecco, anche Ballauri contestava, definendo il dogma dell'inferno incostituzionale, in quanto nessun atto, per quanto grave, può meritare una pena eterna, e perché è contrario ai principi più avanzati del diritto, e specificamente del diritto influenzato dal cristianesimo, una pena che in nessun modo tenda alla rieducazione e riabilitazione del condannato. Ecco, affermazioni molto dure, almeno che sono anche accostate al noto filosofo del diritto, peraltro, diciamo, forse un po' criticabile per la sovrapposizione tra diritto umano e diritto divino, però comunque suggestive. E mi avvio alle conclusioni, ritornando all'attualità. È stato nominato appunto il Covid, la dimensione che stiamo vivendo, e quindi anche quella della malattia e della morte nell'attuale contesto culturale, che vede la totale, o meglio, ha visto la totale esclusione del dolore della morte dal discorso pubblico, e l'affermarsi di una concezione privatistica del soffrire. E paradossalmente il Covid ha accentuato la privatizzazione del dolore della morte, ma di contro si è affermata una pubblicità per via mediatica della stessa morte, che quindi in qualche modo è tornata nel discorso pubblico. Però in questo contesto, per i fedeli musulmani, oltre al dolore e alla morte, nell'isolamento, c'è stata un'altra grave difficoltà, la difficile sepoltura secondo il rito religioso. Qui arrivo a queste brevi conclusioni da ecclesiasticista, cioè da colui che studia i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, e qui bisogna tirare un po' le orecchie allo Stato, perché in circostanze ordinarie i riti funebri musulmani non creano difficoltà in ambiente ospedaliero, diverso però per le sepolture, perché non tutti i cimiteri hanno spazi dedicati alle confessioni diverse da quella cattolica, e se vi sono spazi dedicati, questi sono in verità pochi. Quindi la pandemia ha fatto precipitare una realtà già inadeguata, a motivo senz'altro della sospensione delle esequie
almeno nel primo lockdown e alla chiusura delle frontiere, che ha reso impossibile il rientro in madrepatria delle salme, ma soprattutto ha messo in evidenza come pochi siano i cimiteri islamici censiti, e a fronte 76 ne sono censiti, a fronte di circa 8.000 comuni e di circa 2.600.000 fedeli musulmani in Italia. E questa è una realtà che diviene insostenibile e quindi diciamo che per riattualizzare il tema del dolore della morte ad oggi, e a fronte dei numeri anche della popolazione musulmana sul territorio nazionale, predisporre spazi cimiteriali per dare dignità alla morte per tutti è divenuto ormai direi un dovere civico e non solo un elemento per prevenire inutili contenziosi. Grazie dell'attenzione. Grazie Antonio Angelucci per aver toccato anche un tema che riguarda da vicino naturalmente qualcosa che ha a che fare, come hai dimostrato perfettamente in chiusura, anche col nostro presente, ma la stessa ritualità connessa al tema e ai rituali della morte è qualcosa che ci fa riflettere anche su elementi che solitamente siamo soliti, per varie ragioni, anche un po' per tabù psichici nostri, a passare in secondo ordine, ma basta pensare per esempio quanto sia importante. Qui mi viene in mente un esempio che può essere tratto dalla cultura araba, per esempio il terrore della cultura, non tanto la cultura araba, scusate, ma da quella ebraica, il terrore per il seppellimento prematuro, no? Quindi le ritualità connesse al fatto che il cadavere, per dimostrarsi tale, debba rimanere a lungo, no? Oggetto di attenzione, ma presente, quindi non ancora chiuso nel sepolcro, e altrimenti il caso di morte prematura è quello che metterebbe addirittura in crisi, come ben sappiamo, il dogma stesso della resurrezione, quindi di Cristo, no? Quindi un caso in cui evidentemente anche questi temi trovano le loro connessioni in realtà molto diverse e complesse. Quanto a quello che si diceva rispetto alla possibilità di un Dio che punisca in maniera così atroce, tu hai ricordato altro, giustamente. A me viene in mente quella famosa riflessione di Borges, secondo cui è piuttosto difficile pensare che un Dio, no, che sia di assoluta bontà verso il suo popolo, possa riconoscere, realizzati sulla terra, le atrocità di cui abbiamo avuto notizia, che abbiamo sperimentato, che abbia intenzione poi di replicarle nell'eternità. Ecco, è una riflessione che ci porta anche verso l'altro versante, no, di questi temi, cioè una cultura laica che alle religioni deve guardare comunque come tema di reciproca influenza, di rispetto, di attenzione, e anche come una componente di quella, l'ideale di pace che anche i nostri studi vorrebbero porsi come obiettivo principale, non proprio nel trasmettere questi valori che sono la conoscenza e la condivisione. Qui abbiamo a che fare con una persona, nell'ultima parte, perché l'intervento che segue, quello che chiude la nostra mattinata, è proprio legato a una persona, Nino De Falco, a cui Anwar Shaban ha voluto, appunto, la nipote, dedicare questo convegno. E per raccontarci Nino De Falco è venuta con noi Gisa Legatti, che è stata a lungo insegnante di italiano nelle scuole superiori tra Milano e Varese, ha insegnato per qualche tempo anche all'Università Cattolica, è un'attivista molto nota a Varese e non solo, molto legata al mondo dei migranti, ed è stata proprio tra le ultime collaboratrici, oltre che amica, di Nino De Falco. Penso naturalmente che sia la persona più indicata per tratteggiarsi questa figura, a cui, ricordo, il convegno ha voluto essere dedicato anche per la singolarità delle sue scelte ideologiche, per l'impegno nell'abbattere barriere in tempi in cui le barriere esistevano, e come, penso al periodo dell'Algeria, di cui appunto Gina Legatti ci dirà ora, Gisa Legatti ci dirà qualcosa. Lascio a volentieri a lei la parola, la ventina di minuti che le spetta ce l'ha tutta, anche se sforiamo
di qualche minuto, le 12:30, non sarà un problema. Gisa Legatti. Ringrazio moltissimo, questo è un convegno meraviglioso, molto ricco, e mi fa molto piacere di essere la portavoce di Nino De Falco, perché ha una storia estremamente atipica, come un po' atipico è lo studio che noi stiamo presentando. Sento, no? Sì. E pronto? Sì. Si preoccupi, sentiamo e vediamo bene. Siamo a posto allora. Sì. Mi sento tranquilla. Ecco, il personaggio di Nino appare a Varese intorno alla fine degli anni 70, pipa sempre in bocca, coppola in testa, lavora in un laboratorio di falegnameria artistica con Vito Scamarcia qui nella zona di Biumo, e mentre lui lavora parla di Dante, ed è in questo modo che che Biumo in fondo impara a dire Salem Aleikum come saluto giornaliero, e comincia a sentire che anche in Dante c'è in qualche momento, in qualche parte della sua opera, un certo odore di arabo. E l'arabo così comincia a entrare sia un po' nell'abitudine quotidiana nostra, sia anche nell'interesse culturale. Ora, la proposta, ecco, che Nino fa nel testo che abbiamo raccolto per lui quando già lui non stava più bene, è questa parola, cioè nei testi di Dante c'è odore di arabo. E c'è odore di arabo, e l'ipotesi, la frase di Asin Palacios, c'è odore di arabo forse non solo nell'impostazione totale della commedia, ma anche proprio in singoli versi. I singoli versi che anche noi insegnanti, eccetera, avevamo l'abitudine di spiegare secondo i dettami più recenti della critica, ma sempre con molta incertezza. E il primo verso che capita è Papè Satan Aleppe. Ecco, secondo Nino, Dante era anche spiritoso, perché la versione araba qui è molto semplice, diceva Nino, da interpretare, ed era Beb Shitan Aleppe, il grido di Pluto, il gran nemico. Ma già in questo canto c'era di mezzo un po' una persona che emergeva dalla parola Pape Satan, e questa assonanza aiutava molto l'immaginazione della gente. Papa è Satan, il Papa è Satana, è un po' duro, perché quel Papa, guarda caso, si chiamava Bonifacio, cioè il suo nome cominciava con la stessa lettera della scrittura araba della parola Beb. Allora, ecco, questa parola Beb Shitan, Beb Shitan Aleppe introduce proprio il tema che Dante non, presumibilmente, Nino era del parere che Dante sapesse l'arabo, diciamo presumibilmente sapeva l'arabo, e lo deduce Nino dal fatto che oltre ad esserci questi versi, c'è una parola nel canto che poi vedremo di Maometto che Dante non avrebbe potuto usare se non avesse saputo l'arabo, ed è la famosa parola vedi come io mi disacco. Ma torniamo un momentino alla prima interpretazione. Qui il testo è Beb Shitan, il Papa è Satana, il Papa è Satana, fa attenzione, modo per fermare Dante sulle porte dell'inferno, e chiaramente tutto questo discorso, e questo che è interessante anche nelle scoperte di Nino, che questo discorso continuato nella ricerca proprio dell'uso delle parole, quindi nella ricerca linguistica, ti porta a scoprire e a spiegare anche tante situazioni nei canti successivi. Se il Papa è Satana, il Papa è Satana, questo Papa comincia con la B, è chiaro che ti viene il desiderio, la voglia di andare a seguire tutte le volte che nella commedia si parlerà di papi, e si parlerà anche di Bonifacio. Ci viene in mente il XIX, se non sbaglio,
in cui si dice: ma guarda, sei già qui Bonifacio, sei arrivato in anticipo all'inferno, no? Ecco, vorrei però, dato che il tema è proprio anche sull'incontro dei due mondi, spiegare anche l'interpretazione del secondo verso arabo, che è arabo secondo Nino, che è il verso del canto, verso 37, 67 del canto 31, cioè il famoso Rafe Meia Mek Zabia Almi, che secondo l'interpretazione di Nino sarebbe proprio significherebbe proprio è la melma dell'acqua, il fondo del pozzo è la mia pena, e sarebbe perciò una interpretazione decisamente consona alla situazione del canto e che quindi risponderebbe anche a quella che è una prima qualità che forse devono avere le ipotesi e le proposte, quelle di essere connesse con il testo e di renderlo non più difficile nell'interpretazione, ma più facile nell'interpretazione. Ecco, dette queste due cose, mi porterei proprio al canto che riguarda Maometto, perché qui emerge un'altra delle tecniche di scrittura dantesca, che non sono, mi sembra, state molto frequentate e che invece per Nino De Falco è centrale. Cioè, secondo lui, Dante, nei momenti in cui doveva affrontare degli argomenti particolarmente magari difficili o particolarmente pericolosi, perché sappiamo che in quel periodo si cominciava ad aprire alla cultura araba, eccetera, però c'era sempre la inquisizione della Chiesa, che era un po' pericolosa, non solo magari per la vita di Dante, ma per la stessa perdita della sua opera. Ecco, allora Dante che cosa fa? Scrive servendosi di una tecnica in cui lo si diceva maestro, la tecnica dell'anagramma. E allora il testo di Nino, lui avverte, no? Io pubblico gli anagrammi che ho trovato, ma si deve andare avanti con questa ricerca. E questa frase la ridico anche perché ho sentito una frase molto interessante dai professori che sono venuti prima di me, che dicevano: questo convegno apre delle ulteriori ricerche. Ecco, è quello che si augurava anche De Falco, proprio perché capiva che la ricerca sul linguaggio era estremamente importante per una comprensione forse anche nuova del testo. Allora mi permetto di proporre quella che è la sua interpretazione del canto di Maometto, va bene, e dove si trova il numero più ricco di anagrammi. Se ne trovano ben 6 in un solo canto, va bene. Qui prendo dal testo di Nino e leggo: mentre che tutto in lui, siamo arrivati all'incontro di Dante e Maometto, e Dante scrive questo: mentre che tutto in lui veder m'attacco, è il 28° canto se ricordo bene, guardommi e con la mansa perse il petto, dicendo: or vedi com'io mi tiracco. Vedi come storpiato è Maometto. Ecco, allora c'è questa parola, c'è questa parola, io mi dilacco, che Nino sostiene essere una invenzione di Dante, perché è una parola, se ancora oggi lo cerchiamo sul dizionario, vediamo parola usata da Dante, ma non ci sono altre spiegazioni, e Dante la ricavava dalla parola araba indalakat,
che è la settima forma riflessiva del verbo arabo dalaka e che era presente nella versione araba degli Atti degli Apostoli quando viene ricordato il suicidio di Giuda. Adesso io leggo malissimo, ma la formula era indalakat afwau, e che io qui ho scritto in arabo, ma che non posso far vedere. In latino era crepuit medio, in italiano si riversavano le sue viscere. Ecco, Dante Nino fa l'anagramma proprio su questo verso, ed il verso or vedi come io mi dilacco, anagrammato risulterebbe dicendo come il Dio il cuor mi cavò. Allora è chiaro che in questo modo questa presentazione di Maometto, che è squartato in tutta la parte del suo corpo e che quindi ha una immagine che non solo è grottesca ma è offensiva, che è di condanna, proprio quasi di maledizione, assume un altro significato, perché si richiama con più, direi proprio fra virgolette, con più pace all'episodio che viene ricordato in tanti altri testi sacri, di questa apertura che attraverso l'angelo Gabriele, l'arcangelo Gabriele, Maometto aveva subito durante la notte, quando dal cielo scende l'angelo ad aprirgli il petto per estrarre il cuore suo che doveva essere purificato prima dell'ascesa verso il cielo. Ecco, questa interpretazione, che è chiaramente, credo, un po' piuttosto insolita, dà un carattere del tutto diverso all'incontro fra Dante e Maometto, che Dante non vedrebbe, secondo De Falco, non lo vedrebbe come un incontro fatto fra due persone che non si capiscono o che sono distanti anche come cultura, ma che Dante vede come la volontà, proprio quella volontà di creare un ponte che Dante aveva, secondo De Falco, di creare un ponte fra questi due mondi che di fatto vivevano già vicini nella cultura, perché la lingua araba era stata parlata e anche questo, non so, non lasciava molto convinto De Falco dall'idea che Dante non sapesse l'arabo. De Falco diceva: se Dante ha usato questa parola di lacco e l'ha usata in modo così appropriato, l'arabo doveva saperlo, perché quella parola dalaka si trovava soltanto nella traduzione araba degli Atti degli Apostoli. Allora, questa convinzione è la convinzione che porta a costruire anche una figura dantesca veramente molto inserita anche nell'ambiente dove da tanto tempo, oramai da 6 secoli, gli arabi erano presenti e avevano avuto un enorme successo in fondo anche fra i giovani che leggevano, io qui sotto nel libro una citazione sua, che leggevano una osservazione fatta dal vescovo di Cordova, che diceva: ai, tutti i giovani cristiani notevoli per ingegno conoscono solo la lingua e la letteratura degli arabi, leggono e studiano con zelo i libri arabici, formandosi grandi biblioteche. Tra migliaia di noi appena uno si trova che sappia scrivere ad un amico una lettera latina in modo tollerabile, ma innumerevoli sono coloro che possono esprimersi in arabo nel modo più elegante e comporre poesia in questa lingua con arte ancora maggiore. Ecco, questo è l'anagramma, questo è il discorso
che ci aveva portato al canto, anche al canto su Maometto. Lì io vorrei prendere questo canto un momento per far vedere come sia proprio ancora una volta l'attenzione proprio alle ricorrenze linguistiche che ci aiutano a capire diverse situazioni. Se io prendo il canto 28, ecco il 28 che dovrebbe essere qui, vedo ai versi 22-27 la presentazione proprio della figura di Maometto. Diceva lui: già veggia per mezzul perdere o lulla, come io vidi un così non si pertugia, rotto dal mento in fin dove si trulla. Ecco, qui c'è una ricorrenza un po' strana. Ci sono, già anche prima mi sembra, segnalavano delle parole come segnale, come richiamo. E il segnale, il richiamo qui sarebbe proprio questa parola, queste sillabe, lulla, trulla. E sappiamo dagli studi linguistici che le sillabe stesse sono capaci di avere un valore di allegoria, e lulla o trulla ci fanno pensare ad un personaggio, a Lullo, a quel Raimondo Lullo che era stato predicatore, scrittore, uomo importante che era stato alla corte di Toledo e che era stato mandato anche a Bugia, proprio in Africa, in Algeria, a predicare, a controbattere le posizioni dei musulmani, perché evidentemente lui aveva questa sua capacità sia culturale che dialettica di portare argomenti molto forti e quindi di in un certo senso fare la concorrenza agli predicatori islamici, e faceva la concorrenza magari presentando anche delle immagini che potevano scioccare la sensibilità altrui, come è proprio l'immagine di Maometto nel canto della commedia. Questo Maometto che era tutto rotto nel corpo e che tirava fuori il cuore, per dire questo cuore l'ha preso in mano Dio per rendermi degno di salire fino alla visione di Dio stesso. No? Ed è in questo momento che Maometto e Dante sono presentati e raffigurano quasi la stessa caratteristica umana dell'uomo che si fa profeta, l'uomo che si fa profeta di un mondo, come già tante volte è stato detto, di un mondo dove è possibile che ci sia l'incontro fra due civiltà diverse che si conoscono e che potrebbero in fondo essere capaci di incontrarsi. Ecco, questo canto è pieno di, come la commedia in fondo, è pieno proprio anche di questi riferimenti che trovano nell'anagramma un aiuto veramente interessante per una comprensione forse più completa. Se io prendo il verso 24 dove si dice di Maometto che è rotto dal mento in fin dove si trulla, e lo anagrammo, trovo: si volto l'intendi tu, fratello Raimondo. Ecco, sei tu Raimondo Lullo, il Raimondo Lullo di cui stiamo parlando, che era proprio il predicatore che, andando a predicare a Bugia, che Bugia oltretutto era la città dotata di università e quindi di un luogo dove arrivava dal mondo arabo quello che era più comprensibile, che era più accettato, cioè tutte le innovazioni tecniche, tutte le scoperte matematiche. Ecco, è lì
che Raimondo Lullo andava a predicare contro l'Islam. E allora è questa situazione così importante dal punto di vista culturale ci viene svelato da questo anagramma del verso 24 del canto di Maometto. E c'è anche un 27, posso andare al verso 27 e leggere: che merda fa di quel che si trangugia. Ecco, io anagrammo e l'anagramma mi dice che è quello che tu, Raimondo, fingi di Isra e di Miraj. Questo anagramma si difende e si autoaccetta da solo, perché le parole Isra e Miraj sono proprio le parole che indicano il viaggio e che indicano l'ascensione, quindi il momento in cui Maometto sarebbe stato tolto, svegliato dall'angelo e poi avrebbe cominciato il suo viaggio. E ancora, se io vado avanti nel verso successivo, mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con la mansa perse il petto, dicendo: or vedi come io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto. Ecco, allora sul dilacco già mi sono fermato, cioè questo dilacco che vuol dire anagrammato, dicendo come Dio il coro mi cavò, e questo ricordo anche questo verbo, vedi come storpiato è Maometto, che è in un certo senso l'accusa che viene lanciata a coloro che senza molta attenzione per l'altra religione cambiano e stravolgono la figura del profeta. C'è anche l'altro passaggio successivo di questo canto che andrebbe letto tutto: dinanzi a me sembra piangendo Ali, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Ecco, qui la presenza di Ali è una presenza piuttosto strana. Nel sentimento dei musulmani, Ali, che era il cugino, il genero del profeta, è il califfo che si dà da fare per difendere l'ideale di un califfato conforme allo spirito della prima tradizione dell'Islam. È lui che crea la scelta della setta degli sciiti, ma è lui anche l'ispiratore di tanta della corrente della mistica musulmana. Ecco, questa presenza è pericolosa, chiaramente, sia per la religione musulmana cosiddetta ortodossa, sia proprio perché i sufi, a seguito di questo, muovendosi ai margini della tradizione, vengono perseguitati, ed è qui anche che nasce una parte di questo linguaggio esoterico che si può trovare nei testi. Però Ali è sempre vissuto nella coscienza dei musulmani come un eroe sconfitto. E quando ancora Ali dice, anzi Muhammad dice, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, se io la anagrammo vedo che qui c'è fesso, nella parola fesso c'è tutto il lamento del califfo. E questa parola sarebbe la parola che rende in fondo Maometto e anche Ali che cammina davanti a lui, dà un elemento per stabilire quasi una vicinanza con Dante, che infatti gli crea di dire, gli chiede di dire: ma tu chi sei? E questo chiaramente è anche la forma che permette a Virgilio di intervenire e di dire: guarda che lui non è morto,
non è portato qui da sue colpe, ma questo faccio per dare a lui esperienza piena. Ed è questo, questo verso per dare lui esperienza piena che è quasi un attestato del motivo del viaggio, questa esperienza piena che vorrebbe dire quasi un attestato di verità, e la verità in fondo è l'obiettivo di questi viaggi che portano verso la conoscenza di Dio, i cosiddetti uomini perfetti, no? Cioè gli uomini che sono alla ricerca della verità. Il canto di Maometto continua con una situazione piuttosto particolare, cioè un invito di Maometto a dire a Dante perché lui faccia una missione e perché lui si carichi di un problema importante. Dia Fra Dolcino, vada Fra Dolcino, digli che si armi, tu che forse vedrai lo solo in breve, se lo non vuol piuttosto seguitarmi. Sì, di vivanda che stretta di neve non rechi vittoria al Novarese, che altrimenti acquistar non sarei allieva, lieve. Ed è strano questa cosa, perché la vicenda di Dolcino si era già drammaticamente conclusa quando Dante parla, ma qui viene ad assumere un senso ancora particolare, direi ancora coerente con la posizione che Dante attribuisce a Maometto e forse anche a sé. Fra Dolcino era chiaramente una persona molto conosciuta, era un laico colto, scriveva in latino, conosceva la Bibbia, ma non tollerava quella che era la decadenza e il rischio grosso che stava correndo la Chiesa, quello di perdere l'obiettivo della sua missione proprio perché era caduta in questa tentazione del bene materiale, della ricchezza. E allora questo invito veramente dato quando la condanna di Fra Dolcino era già avvenuta è qualcosa che in fondo Dante potrebbe anche temere per il suo parlare, che per questo si fa molte volte in segreto, si fa molte volte coperto, e coperto proprio dal velo dell'anagramma e dal velo anche della difficoltà di molti termini, e ritornamente quell'invito che lui dà nel nono canto dell'Inferno: voi che avete gli intelletti sani, state attenti a cercare di scoprire la dottrina sotto il velame degli versi strani. Quindi è Dante stesso che attraverso questo invito ci fa capire che lui di fatto scrive in un modo criptico, in un modo che va svelato. E secondo Nino De Falco, che aveva molto a cuore una lettura corretta e una lettura direi proprio profetica della commedia, uno dei modi, una tecnica con cui svelare questi inviti sarebbe proprio quello di accostare Dante anche servendosi della scoperta degli anagrammi. Ecco, lui dice: ne ho nell'Inferno, io ne ho scoperti una ventina, ma è un metodo di scrittura e un metodo di ricerca che anche lui affidava alla generazione di quelli che dopo di lui erano giovani. Grazie.
Grazie Gisa Legatti per questo intervento dotto da una parte, ma anche molto partecipe, che ci ha tenuto proprio sulla corda anche nella dimostrazione di elementi che nella lettura di Dante sono sempre presenti, cioè appunto il velame degli versi strani, ma al tempo stesso richiedono un approfondimento che è affidato anche al proseguimento della ricerca, al nostro futuro, a quello che i giovani troveranno nelle prossime generazioni in questi versi per trasmetterlo ancora. Io volevo ricordare, scusi professore, che qui a Varese proprio avevamo già tenuto con Nino De Falco, che quando era ancora molto in attività, un convegno a cui erano intervenuti sia Maria Corti che Yunis Tautik, che ho molto piacere di salutare, e questo convegno era proprio sugli rapporti Dante-Elisa, ne correva l'anno 1995. Ebbene, me l'aveva ricordato Anouar Chaban, dicendomi appunto che tra i relatori lei con Tafik eravate gli unici ad aver conosciuto direttamente, sia pure lei più molto più approfonditamente, la personalità di De Falco. Quindi penso che siamo molto contento che sia stata l'occasione per avergli trovato un suo spazio, non solo un ricordo, ma speriamo anche un'occasione per rileggerlo e per riavvicinarlo. Un invito magari ad accostare questo testo che noi abbiamo fatto, ed è un testo un po' atipico, perché capendo la difficoltà di affrontare un tema che parlava di anagrammi, eccetera, proprio nel mondo della critica alta, e anche proprio per come era lui, Nino De Falco, no? Che voleva sempre che anche le cose grandi fossero capite dalla base, no? Allora abbiamo fatto questo libricino, Arabumest, no? Dove viene raccontato tutto proprio il meccanismo attraverso cui Nino De Falco partiva da proposte e arrivava alle sue. Certo. Il libro è del 2015, lo ricordo, quindi relativamente recente, ancora in commercio, e De Falco, se non ricordo male, morì 2 anni dopo. De Falco è morto da 4 anni, e mi fa molto piacere poterlo ricordare in mezzo a una. Grazie del suo intervento. In questo senso è prezioso. Grazie mille. Grazie a tutti. Abbiamo qui la nostra mattinata, sono arrivate delle domande in chat alle quali ho tentato di rispondere, un paio che prevederebbero delle risposte che ci tratterrebbero qui per qualche settimana, data appunto la profondità dei temi che abbiamo trattato, parole come viaggi, religione, unità, morte, destino, è chiaro che ci portano lontano. Io chiuderei con un'ultima riflessione che non lascio alle parole mie, ma l'avevo già citato prima e mi è venuto in mente di riprendere una breve paginetta, sono poche righe, di quella raccolta di saggi danteschi che Borges aveva dedicato alla sua personale lettura della Commedia. E il punto sul quale mi fermo è l'importanza data alle fonti. E ricordo che questo libretto, I 9 saggi danteschi di Jorge Luis Borges, nasce con una citazione proprio di un'incisione, un'illustrazione di molti secoli fa, forse araba, e nella quale sono raffigurati tutti i racconti delle Mille e una Notte. E lì dice, interrogandosi sul pullulare che in questa incisione vede di elementi appartenenti al nostro mondo, ad altri mondi possibili o futuri, dice: ho immaginato un'opera magica, un'illustrazione che possa essere anche un microcosmo, una rappresentazione del mondo, e quello che gli è venuto in mente per primo è Dante. Le righe sulle quali chiudo sono dedicate invece a una fonte particolare, parte da lì, ma il discorso immediatamente si amplia, che è la Historia Ecclesiastica del venerabile Beda, altra tra le fonti supposte di Dante, naturalmente in maniera meno incisiva, meno decisiva di quanto ci è stato concesso di mettere a fuoco qui oggi. E sentite come Borges chiude il suo saggio, dove si dedica molto schematicamente a questo rapporto, che gli interessa fino a un certo punto, perché quello che gli interessa è qualcos'altro. Un grande libro come la Commedia non è l'isolato e casuale capriccio di un individuo, molti uomini e molte generazioni tesero ad esso.
Ricercare i suoi precursori non significa compiere un miserabile lavoro di carattere giuridico o poliziesco. Significa indagare i movimenti, i tentativi, le avventure, i barlumi e le premonizioni dello spirito umano. Ecco, credo che questa possa essere una possibile conclusione del nostro incontro di oggi, per il quale naturalmente ringrazio tutti i relatori, ringrazio chi ha avuto la cortesia e la pazienza di seguirci fino alla fine e a tutti faccio i miei migliori saluti per un futuro in cui le parole che qui abbiamo speso tornino ad avere il senso che meritano in una civiltà che si dedichi più alla parola, alla lettura, alla ricerca, che non appunto a tutto quello che ci sta dimostrando procedere verso altre direzioni, difficilmente condivisibili certamente per tanti livelli, non vorrei fare una predica, ma che qui ci portano lontano da interessi che meritano davvero essere coltivati e che qui anche nell'università, nello studio, nella nostra comunità di persone che vivono insieme secondo obiettivi comuni trovano il loro senso. Grazie a tutti.